Bene, buongiorno a tutti. Sono Cecilia Cognini, coordinatrice della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche dell'Associazione Italiana Biblioteche. Abbiamo ritenuto necessario oggi aprire un confronto a partire dai risultati della più importante indagine che accompagna la vita delle nostre biblioteche pubbliche. L'indagine Istat, i cui risultati sono stati pubblicati lo scorso 23 aprile. La giornata di oggi, è una giornata nella quale, verranno presentati i dati, dell'indagine Istat sulle biblioteche e dove cercheremo anche di mettere a confronto visioni e prospettive per disegnare il futuro, tenendo conto che stiamo vivendo tutti una fase di ripresa delle attività produttive e anche delle attività dei nostri istituti culturali. Quindi dobbiamo, come dire, segnare anche delle prospettive, individuare delle prospettive, proprio a partire dall'analisi dei dati. Questo è per la nostra commissione è un aspetto sul quale abbiamo riflettuto e abbiamo impostato tutta la nostra attività dello scorso triennio e anche del triennio appena avviato. Con noi ci sono la dottoressa Alessandra Federici, responsabile delle indagini culturali sui luoghi e gli istituti culturali dell'Istat, il dottor Federico Arosio, che è responsabile delle reti territoriali sempre dell'Istat, e nella prima sessione il professor Giovanni Solimine, ordinario di archivistica, biblioteconomia e bibliografia dell'Università La Sapienza di Roma. Quindi nella prima parte del nostro incontro ci verranno presentati i dati, i risultati dell'indagine e Giovanni Solimine ci aiuterà a restituire una prima lettura e una prima interpretazione di questi dati. Successivamente apriremo un confronto e un dibattito con Maurizio Caminito, presidente dell'Associazione Forum del Libro, Milena Tancredi, membro del Comitato Esecutivo Nazionale dell'Associazione Italiana Biblioteche, e abbiamo con noi poi Carla Contini, responsabile del settore biblioteche e promozione della lettura della regione Sardegna, e Gilberto Floriani, responsabile del sistema bibliotecario vibonese di Vibo Valentia, che è appunto stata da poco nominata capitale italiana del libro. Quindi abbiamo pensato di offrire un primo momento di confronto, tenendo presente che l'indagine ci restituisce un quadro che deve farci pensare, guardando al futuro, con delle criticità che si concentrano nel sud del paese, ma non solo. Abbiamo un sud, diciamo, ci sono delle problematiche, delle criticità diffuse anche al nord e nel centro dell'Italia. E ovviamente vogliamo anche con la tavola rotonda cercare di guardare, come dicevo all'inizio, al futuro. Potremo raccogliere le domande del pubblico che arriveranno direttamente dalla piattaforma StreamYard, da YouTube e da Facebook, e io appunto le leggerò e poi cercherò di restituirle ai nostri relatori e di guidare un po' la discussione. Penso che ci sarà tempo anche per fare un secondo giro di interventi. Quindi, dando un benvenuto a tutti, lascio subito la parola a Alessandra Federici, che è responsabile appunto delle indagini culturali dell'Istat. Benvenuta, grazie, a lei la parola. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, grazie per l'invito. Allora, condivido le slide e, come d'accordo, tolgo il video. Allora, se mi date un feedback sulla schermata delle slide, se si vede qualcosa. Non le sto vedendo ancora, Alessandra, non le vedo.
Ok, appena mi Adesso date. cominciamo, sì, le vediamo. Ok, perfetto. Bisogna forse Allora. Perfetto, ingrandirle, perfetto. Ottimo. allora inizio raccontandovi brevemente, lo prometto, come è nata e si è evoluta nel tempo l'idea di progettare un censimento delle biblioteche. Allora, intanto l'indagine è inserita all'interno del servizio Istat Reti Territoriali Ambientali. Storicamente in Istat la cultura è sempre stata abbinata alle indagini istruzione e formazione. Poi nel 2016, in seguito alla scusate, ristrutturazione organizzativa dell'Istat, si è sentita l'esigenza di cambiare approccio e di inserire le indagini culturali all'interno di una struttura che studiasse e analizzasse gli aspetti legati al territorio. Quindi all'interno di questo servizio troviamo indagini molto diverse tra loro, ma che hanno in comune il legame appunto con il territorio. E abbiamo infatti l'indagine sulla recettività ai movimenti turistici, sulle reti e le strutture del trasporto aereo, marittimo, ferroviario e stradale. Sulla produzione libraria gestiamo anche da poco i dati SIAE sui luoghi, cinema, teatri e altri spazi dove si svolgono eventi dal vivo. Quindi musei e biblioteche come infrastrutture culturali vengono messe in relazione a questi altri importanti aspetti e fenomeni. Questo perché l'obiettivo è anche effettuare un'analisi spaziale che possa descrivere e ottenere una mappatura dei luoghi, sia culturali che non, e delineare nuove geografie che trascendano i confini amministrativi classici. Ebbene, diciamo, tutto inizia nel 2017. Prima c'era un vero e proprio vuoto conoscitivo sul tema delle biblioteche, e poi c'è stato l'incontro con il professor Solimene e con Chiara, che ha dato avvio ad una serie di attività. Diciamo, possiamo dire che ha dato il là, la corretta intonazione che ha consentito che tutti i fattori e le azioni si accordassero bene tra loro. Da quel momento in poi è stato un susseguirsi di eventi. Abbiamo organizzato una serie di incontri e focus group con testimoni privilegiati per comprendere il fabbisogno informativo e lo stato dell'arte delle statistiche sulle biblioteche. Era, diciamo, in atto il rinnovo del protocollo d'intesa, in cui partecipano 17 regioni e il Ministero, il MIC. Era nella sua fase appunto di rinnovo e per la prima volta si inserisce tra le finalità principali anche il censimento sulle biblioteche. E poi a gennaio 2018, nella nuova convenzione stipulata tra Istat e autorità di gestione del PON, si inserisce ancora una volta, per la prima volta, l'aggiornamento dell'anagrafica e la mappatura delle biblioteche con un monitoraggio a cadenza annuale. Quindi noi cogliamo la grande occasione fornita dalla Convenzione e anche grazie alla grande disponibilità dell'ICCU di effettuare nello stesso anno, a giugno, quindi del 2018, l'aggiornamento dell'unica anagrafe disponibile, appunto quella dell'ICCU. Perché questo? Perché condizione necessaria affinché sia possibile effettuare un censimento è avere una lista di partenza il più possibile esaustiva, corretta e corrispondente alla realtà. Non è stato facile, ci abbiamo messo più di 8 mesi, abbiamo utilizzato diverse tecniche di raccolta dei dati, delle informazioni, proprio per verificare che le biblioteche presenti nella lista ICCU fossero ancora esistenti e attive. Nel frattempo non ci siamo fermati, abbiamo firmato una lettera di intenti anche con l'Ufficio Nazionale dei Beni Culturali Ecclesiastici e l'Edilizia di Culto della CEI, Conferenza Episcopale Italiana, proprio per organizzare al meglio lo scambio dei dati tra noi e loro, tra quelli che loro raccolgono con la piattaforma B-Web e appunto il nostro, diciamo, censimento Istat. Nel frattempo, sempre nel 2019, abbiamo anche costituito un gruppo di lavoro ristretto di esperti e operatori del settore, proprio per progettare il questionario che sarebbe andato sul campo nel 2020. Quindi il censimento nasce e fa parte di un progetto interistituzionale sui luoghi della cultura,
La sua storia non è caratterizzata dall'inerzia, è un'idea fortemente voluta e collocata nell'ambito di un disegno più ampio relativo, come vedete, alle politiche di coesione e sviluppo territoriale e locale. Quindi è un importante pezzettino di un grande mosaico. I dati raccolti sono finalizzati allo sviluppo, alla costruzione e alla diffusione di indicatori utili e necessari per chi lavora nelle e per le biblioteche. Quindi la ricerca orientata all'azione. Il tutto si realizza attraverso un disegno in cui si attua un'alternanza di moduli short e long, cioè con dei questionari che mantengono costante nel tempo la raccolta di un set di informazioni chiave, effettuando degli approfondimenti annuali su tematiche specifiche, in questo modo procedendo ad un monitoraggio continuo del settore. Attualmente siamo sul campo con il nuovo censimento, che è partito il 5 maggio, un questionario in formato short che concentra l'attenzione sull'impatto che ha avuto la chiusura delle attività lo scorso anno in seguito alla pandemia. Non potevamo evitare di misurare e valutare quanto è accaduto, anche perché era importante, è importante poter effettuare un confronto prima e dopo una situazione così pervasiva e invasiva che sulla quotidianità, sulle attività e i servizi delle biblioteche. Il modello di indagine che si applica è quindi un modello di indagine partecipato, accanto e in parallelo alla raccolta diretta dell'Istat sono presenti altri soggetti che svolgono autonomamente la rilevazione. In un tale modello il coordinamento è fondamentale, cioè l'azione comune in cui tutte le parti siano d'accordo sugli aspetti principali diventa un requisito fondamentale. Questo perché siamo certi noi dell'Istat che lavorare da soli è più complesso. Il radicamento e la conoscenza del territorio da parte delle associazioni di categoria, delle reti e amministrazioni locali è importante, però come potete immaginare questo comporta lo sforzo comune di seguire una pianificazione rigorosa e condivisa, soprattutto nello scambio dei dati. Il modello di flusso dei dati circolare che abbiamo applicato quindi richiede dei passaggi che siano il più possibile armonizzati tra loro nei tempi e nelle modalità. Questo però consente una continuità appunto di informazioni raccolte, quindi l'aspetto longitudinale del censimento sulle biblioteche Istat consente di dare linfa all'anagrafe ICCU, con dati sempre aggiornati a livello di singola biblioteca, perché noi al termine di ogni censimento forniamo l'aggiornamento all'ICCU in modo tale che la nostra e la loro anagrafica siano allineate. La collaborazione aiuta quindi ad ottenere migliori risultati, soprattutto consente una univocità di definizioni, classificazioni e di metodi. Questo significa che i dati rispettano i criteri di coerenza e confrontabilità, significa che lasciare che ciascun soggetto faccia le proprie statistiche rischia di ottenere dati frammentati, che non siano confrontabili, con possibilità di diffusione di informazioni incongruenti tra loro, sovrapponibili, e soprattutto con un carico maggiore sul rispondente che spesso è costretto a rispondere a più soggetti diversi sulle stesse tematiche. Cosa comporterà tutto questo? Allora, ci sono due piani, due dimensioni che viaggiano insieme e che devono essere perseguiti allo stesso modo. Come vi dicevo, la progettazione di indicatori che misurino l'impatto sociale e culturale della singola biblioteca, per migliorare la qualità e la disponibilità dei dati, come abbiamo visto anche a supporto della programmazione e la valutazione delle politiche di sviluppo locale. L'obiettivo macro, costruire un indicatore che possa essere inserito nel BES, sulla falsariga di quello che è già presente sui musei, e quindi che possa misurare il contributo delle biblioteche allo sviluppo dei territori in termini di benessere sociale e culturale.
E ora passiamo finalmente a parlare dei dati e di quello che è successo lo scorso anno. Intanto, qual era la popolazione di riferimento dell'indagine del 2020? Erano incluse tutte le biblioteche di pubblica lettura, pubbliche e private, le specializzate e quelle di conservazione, purché aperte ad un pubblico esterno, quindi fruibili da un'utenza esterna. Erano escluse le biblioteche delle universitarie e le biblioteche scolastiche, naturalmente quelle con una fruizione esclusivamente privata del patrimonio posseduto o che possedevano solo materiale digitale o solo materiale audiovisivo e multimediale. E quindi adesso passiamo a parlare dei principali risultati del censimento dello scorso anno. Lascio la parola al dottor Arosio, interrompo la condivisione. E tolgo l'audio. Dottor Fabri. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, spero. Buongiorno a tutti, sono Fabrizio Arosio dell'Istat, collega di Alessandra Federici, responsabile appunto del servizio reti territoriali che cura appunto anche l'indagine sulle statistiche culturali. Spero si riescano a vedere le slide che sto condividendo. Sì, si vedono. Perfetto. Ecco, prima di presentare e proporre insomma, alcuni dei risultati del nostro lavoro, a me preme fare una piccola premessa che penso, ritengo possa tornare utile. Io credo che biblioteconomia e statistica sono sicuramente due mondi culturali, professionali molto distanti. Però se si va a vedere bene, in realtà hanno qualcosa di importante in comune. E io, ecco, non dico questo per cercare delle analogie, per captarsi o benevolenze, ma semmai è per gratitudine, perché è qualcosa che ho capito proprio ascoltando una lezione del professor Solimine, che ho avuto la fortuna appunto di seguire molto recentemente. Ecco, quello che ho capito appunto ascoltando il professore, sentendo parlare di biblioteconomia, è che quello che hanno in comune con la statistica è a mio avviso lo scopo ultimo, e questo è uno scopo assolutamente ambizioso, cioè l'aspirazione a interrogare, a dare ordine, a cercare di dare un nome, un significato e quindi rendere fruibile la molteplicità. Una molteplicità che è inizialmente disordinata e caotica di oggetti, di input. Ora, quello che c'è in comune è quindi cercare di applicare un metodo scientifico per rendere accessibile questa molteplicità. Cioè, entrambe, a mio avviso, aspirano a fornire degli strumenti per favorire l'accesso a una conoscenza, a un'informazione, e tutti e due mirano ad orientare, a rendere intelligibile e quindi anche gestibile un caos iniziale, trovando delle relazioni tra gli oggetti. In questo, peraltro, biblioteconomia e statistica, dobbiamo considerare che sono entrambe discipline applicate. Gli statistici come i bibliotecari sono, a mio avviso, una sorta di consulenti, di mediatori che cercano di fornire dei riferimenti agli utenti, no? Per permettere loro di soddisfare dei bisogni informativi e conoscitivi, in sostanza, e quindi di sviluppare delle capacità critiche nell'analisi dell'informazione e anche nella una capacità di rielaborazione delle informazioni e delle conoscenze. Poi, se andiamo a vedere anche più concretamente, proprio sul piano operativo, le nostre attività nel cercare appunto di, come dicevamo, di dare ordine, hanno in comune per esempio l'esercizio della tassonomia, il definire, il categorizzare, il classificare, ma anche il codificare gli oggetti. E questo significa proprio individuare le caratteristiche che li contraddistinguono. Ora, noi statistici lavoriamo con i dati ed è con i dati, no, che cerchiamo di far questo, di distinguere, di dare un nome, di dare una definizione. Una definizione alle cose che osserviamo, ma qui si pone una questione importante, una questione che io cerco di spiegare, insomma, mi piace spiegare così.
come ben sintetizzato, no, nella famosa, nella celebre frase di Stein, una rosa è una nosa. Ogni definizione è un'operazione non banale ed è un'operazione che chiama in causa congetture. Allora, se ci fermiamo a dire una rosa è una rosa, nella prima affermazione, come peraltro ci spiega anche meglio Umberto Eco, qui chiudiamo il discorso. Una rosa è una rosa, è così e basta. Ma se aggiungiamo una rosa è una rosa è una rosa, qui apriamo il discorso. Andiamo oltre lo stereotipo, apriamo a delle curiosità. E così è vero anche appunto nel caso specifico che noi stiamo osservando oggi. Una biblioteca è una biblioteca, potremmo dire, ma in realtà una biblioteca è tante cose diverse. Peraltro questa espressione una rosa, secondo me è molto pertinente applicata alla statistica, perché ci suggerisce un rapporto che è molto ambiguo tra individualità e generalità. Cioè noi statistici alla fine cosa facciamo? Cerchiamo di osservare delle individualità per arrivare però a delle sintesi, per cercare di concettualizzare e tipicizzare i fenomeni. Però bisogna stare attenti a questo, che in realtà bisogna rendere disponibile anche la possibilità di compiere il percorso al contrario. Quindi dalla sintesi, dalla media, quella che noi statistica chiamiamo media, ritornare e ritrovare le specificità iniziali. E questo è stato proprio il lavoro che noi abbiamo cercato con questo censimento. Prima cercare di includere, come diceva la collega Federici, avere un approccio censuario, cercare di osservare tutte le realtà che si possono categorizzare come biblioteche, ma poi cercare anche di distinguerle. Poi voglio richiamare un'altra osservazione che a me appare fondamentale. Una rosa lo potremmo dire anche dei dati. I dati, anzi lo sentiamo spesso dire dei dati, i dati sono dati. Però anche qui, a meno di voler essere assertivamente tautologici, bisogna sapere, bisogna ricordare che ogni definizione contiene e suggerisce un'interpretazione. È un punto di vista. E questo vale anche per i dati statistici, anzi vale assolutamente più che mai per i dati statistici. Ora, lo dico perché i dati appunto non sono realtà, come appunto rappresentato anche nella figura, che per me è il manifesto proprio della statistica, ce l'ho appesa nella mia stanza, dietro la mia scrivania. I dati non sono la realtà, sono una rappresentazione della realtà. Ora, lo dico perché noi veniamo da un'esperienza Covid che ha, come dire, portato ad esaltare in modo straordinario, io direi forse anche drammatico, l'importanza dei dati, no? Perché ci ha dimostrato che i dati, anche più dei nomi, fanno esistere le cose, fanno esistere le situazioni, che altrimenti rischiano di diventare invisibili e non vengono riconosciute. Pensate per esempio ai codici Ateco, di cui abbiamo sentito molto parlare, in base ai quali sono codici statistici, in base ai quali si è stabilito addirittura quali fossero i soggetti o i servizi da ritenere essenziali o chi dovesse essere beneficiato o meno, no, di ristori, di politiche di sostegno e così via. Quindi ai dati si è attribuito un ruolo oggettivante, come avessero un ruolo taumaturgico, no, di certificazione. Lo dicono i numeri, abbiamo sentito dire. E ciò sembrava bastasse a giustificare delle conclusioni. Insomma, ai dati è stata delegata proprio la responsabilità anche di scelte e decisioni, come fossero una garanzia di verità. Quello che voglio dire io, e ci tengo veramente a richiamare come premessa, è che non è così. Anche i dati forniscono un'interpretazione, ma sono a loro volta anche il prodotto di un'interpretazione. Allora, venendo a noi, finalmente a noi, al nostro tema delle biblioteche, quali sono le ipotesi interpretative, descrittive, che ci siamo posti nel applicarci al tema delle biblioteche? E noi siamo partiti appunto da quella che è forse un immaginario corrente delle biblioteche. Una biblioteca è una biblioteca, è quello che io mi sono sentito dire quando abbiamo proposto per la prima volta il censimento delle biblioteche, anche internamente all'istituto. E quindi, come dire, veniva ridotta questa immagine a uno stereotipo, cioè luoghi chiusi, luoghi fermi, luoghi impermeabili alla modernità, all'innovazione, distanti dalle forme più attuali di trasmissione della conoscenza o di produzione della cultura. Il riferimento era un po' quello del modello della public library, no? Di matrice anglosassone, cioè caratterizzato dalla centralità dei servizi di reference, catalogazione, consultazione e prestito. Però ecco, a noi è sembrato che invece fosse necessario cercare quali fossero gli elementi veramente caratterizzanti e qualificanti della biblioteca, perché ci siamo accorti che questo modello sta sempre di più lasciando lo spazio a nuove funzioni che
suggeriscono una maggiore diversificazione delle attività e del ruolo dei servizi della biblioteca e che introducono quindi la risposta a bisogni ludici, ricreativi, di formazione informale, bisogni socio-assistenziali, di alfabetizzazione tecnologica e digitale, più in generale di information literacy e così via. Quindi questa è stata, diciamo, la domanda di ricerca che noi ci siamo posti nel cercare di individuare gli elementi caratterizzanti e qualificanti delle biblioteche. E poi abbiamo ritenuto che fosse importante occuparci delle biblioteche perché sono tante. E allora, sono numerose, sono istituzioni che rappresentano una rete diffusa in modo capillare sul territorio, tanto quanto altre istituzioni che però hanno forse maggiore dignità e riconoscimento proprio anche nell'informazione pubblica, nelle politiche pubbliche, ai quali proprio è attribuito un ruolo, come dire, di servizi essenziali, territoriali e di prossimità. E allora vediamo quante sono queste biblioteche. Il primo risultato attraverso il nostro censimento è stato questo. Abbiamo potuto appurare che sono nel 2019 le biblioteche pubbliche e private aperte al pubblico 7.425. Sempre un semplice numero, ma in realtà costa tanta fatica, nel senso che basta che voi pensiate che in realtà siamo partiti da un elenco iniziale che ne quantificava addirittura più di 12.000. Ora, 7.425 sono tante o sono poche? Anche questo è un punto di vista. E la statistica ha senso nel momento in cui mette appunto relazione e informazioni quantitative, cioè presenta una possibilità di confronto, di quantità. Ora, voi considerate che 7.425 sono le biblioteche e che 8.800 sono le strutture sanitarie del sistema sanitario nazionale, cioè il pronto soccorso. 7.000 sono le strutture di assistenza territoriale residenziale. E 7.400 biblioteche sono più dei cinema che sono presenti in Italia. Sono quasi il doppio dei musei che noi anche abbiamo censito attraverso un'altra indagine statistica. E peraltro sono 7.425 al netto delle biblioteche scolastiche e universitarie. Insomma, considerate che oltre la metà dei comuni italiani, il 58%, ha almeno una biblioteca. E quindi, se vogliamo dare un'altra misura, poi una misura relativa che è forse anche più sensibile per decidere se sono tante o poche, considerate che in termini relativi ne abbiamo una ogni 41 km quadrati. Più o meno 41 km quadrati, per dare un'idea, è la dimensione di un'isola come Ischia. Però se dal punto di vista territoriale poi consideriamo soltanto la superficie abitata dei centri e dei nuclei abitati, delle località produttive, che poi è dove operano appunto le biblioteche, arriviamo addirittura a una densità di 2,7 km, una biblioteca ogni 2,7 km, che più o meno è quanto l'isola di Panarea, per rendere l'idea. In sostanza ne abbiamo, in termini di popolazione, una ogni 8.000 abitanti. E anche qui, se vogliamo avere dei termini di riferimento, beh, considerate che un'utenza media per i supermercati, i nostri ipermercati, è di circa 6.000 abitanti. Uno ogni 6.000 abitanti. Gli uffici postali sono uno ogni 5.000, le farmacie, le pompe di benzina, no, che sono distribuite in maniera capillare sul territorio, sono 3.000. Quindi 8.000, uno ogni 8.000 abitanti è una dimensione sicuramente significativa. Se poi andiamo a vedere la loro localizzazione, quindi cerchiamo di capire meglio se sono presenti fenomeni di concentrazione o meno, beh, vediamo che le 10 città con il maggior numero di biblioteche nel 2019 sono quelle indicate e corrispondono a grandi centri, sicuramente ai grandi centri metropolitani. Però è anche vero che al di là di questi, le biblioteche vediamo che sono presenti e sono distribuite anche su piccoli comuni e centri di medie dimensioni. Anzi, addirittura il 38% delle biblioteche è in comuni con meno di 5.000 abitanti, quindi comuni molto piccoli. E il 34% è in comuni tra i 5 e i 50.000 abitanti, che comunque sono centri di piccole e medie dimensioni. Se poi andiamo a qualificare i comuni in cui sono presenti le biblioteche, vediamo che 946 di queste, cioè il 13%, quindi più di una su 10, è in comuni periferici e ultraperiferici. Questi sono i comuni sostanzialmente che sono definiti come aree interne, cioè i comuni che sono distanti dai principali poli di servizio fondamentali, essenziali, come gli ospedali, le scuole, le stazioni ferroviarie, quindi, come dire, comuni e territori marginali. E un'altra caratteristica sicuramente della dotazione delle biblioteche, della distribuzione delle biblioteche, sono gli squilibri territoriali che abbiamo nella loro distribuzione per regione.
Allora qui vediamo per esempio, distribuendo le quantità per regione, che due su tre, cioè due terzi delle biblioteche sono nelle prime sette regioni, quindi un fenomeno di concentrazione sicuramente lo abbiamo. E peraltro questo corrisponde alla solita dicotomia nord-sud, dato che più della metà delle biblioteche, ben il 58% sono nel nord e soltanto il 24% nel sud e il 17% nel centro. E questo è un aspetto ricorrente che adesso vedremo anche nelle altre caratteristiche della dotazione delle biblioteche. Se andiamo a vedere come sono distribuiti i comuni che sono dotati di appunto biblioteca piuttosto che no, vediamo che c'è anche qui un forte disallineamento a livello territoriale, una disomogeneità a livello territoriale, con regioni che hanno una presenza di comuni dotati di biblioteche molto maggiore rispetto alla media. E sono però, come potete vedere, di nuovo le regioni sostanzialmente del nord, con alcune eccezioni molto interessanti, tra cui in particolare la Sardegna, che poi anche il professor Solimine ci potrà spiegare meglio, è proprio una realtà di eccellenza nell'offerta bibliotecaria. E al contrario troviamo nell'asse diciamo negativo regioni del sud e del centro, tra queste anche il Piemonte, che però giustifica questa sua presenza per il fatto che ha una densità, una distribuzione di piccoli comuni, tanti comuni, ma piccoli sul territorio. E allora per questo torna utile, ancora una volta, produrre un indicatore relativo, cioè misurare gli squilibri territoriali in base alla densità per 10.000 abitanti. E questo cosa ci dice? Ci dice ancora una volta, sì, che abbiamo una distribuzione fortemente sbilanciata, anche qui a favore delle regioni del nord, con appunto, di nuovo, la solita eccezione della Sardegna, e che il livello medio di densità è di una biblioteca e poco più ogni 10.000 abitanti. Un valore sicuramente, appunto, come dicevamo, molto rilevante. Se andiamo a vedere poi le caratteristiche relative alla gestione, le forme di gestione, cioè la titolarità delle biblioteche che abbiamo osservato, una caratteristica interessante è che l'80% sono istituzioni pubbliche. È un'offerta sostanzialmente pubblica. E ancora all'interno delle istituzioni pubbliche la prevalenza è soprattutto delle biblioteche comunali, queste sono addirittura 2 su 3 del totale delle biblioteche, sono poco più di 5.000 e rappresentano appunto quasi il 70% della popolazione di riferimento. Un aspetto importante che poi ritroviamo anche quando andiamo ad osservare il tipo di funzione prevalente che viene svolto dalle biblioteche. Noi qui nell'indagine, soprattutto nei risultati che adesso sintetizziamo, abbiamo individuato tre macrocategorie: la pubblica lettura, biblioteche orientate più a servizi di specializzazione, cioè destinate a specifiche categorie di utenti, oppure specifiche discipline o materie, e poi biblioteche di conservazione del materiale. Ora, la distribuzione, la vedete, anche qui presenta una disomogeneità a livello territoriale. In generale, in media, diciamo così, il 73% sono biblioteche di pubblica lettura, quindi sono sicuramente la componente prevalente. Le specialistiche sono il 17% e una quota minoritaria quelle di conservazione. Però, come potete vedere, anche qui appunto la distribuzione per regione è molto differente, ancora una volta segue quell'andamento da nord a sud che abbiamo descritto anche precedentemente. Questa caratteristica appunto che rispecchia la funzione la rileggiamo poi anche quando andiamo a vedere qual è l'utenza prevalente di riferimento delle biblioteche. Allora, nelle dichiarazioni dei rispondenti noi vediamo che prevale sicuramente la biblioteca che non ha una utenza specifica di riferimento. Oltre un quarto delle biblioteche però possiamo vedere che si rivolge a un'utenza giovanile, sono bambini, ragazzi e studenti, questi sono addirittura appunto un quarto delle biblioteche che indicano questo tipo di target, che però possiamo vedere anche dal grafico ha una dimensione, ha un'incidenza diversa a seconda anche della dimensione del comune, per cui è assolutamente prevalente questa componente appunto di biblioteche generaliste, diciamo così, o destinate a un pubblico giovane o scolastico, soprattutto nei comuni di piccole dimensioni. Mentre in realtà nei comuni di grandi dimensioni prevalgono le biblioteche che sono rivolte più a utenti professionali o biblioteche proprio destinate all'utenza della specifica organizzazione e istituzione di appartenenza. Quindi, con un andamento inversamente proporzionale alla dimensione dei comuni. Poi,
L'altra cosa che appare importante ricordare è che comunque sono dei presidi territoriali che offrono un servizio continuativo. Oltre 5.800 biblioteche, quindi l'80%, la stragrande maggioranza, sono aperte al pubblico tutto l'anno. Il periodo medio di apertura al pubblico è di 23 ore a settimana e il 22% apre anche più di 30 ore a settimana. Anche qui con delle differenze che potete leggere a livello territoriale anche per dimensione dei comuni. Soprattutto nelle città metropolitane, appunto, abbiamo i servizi più consistenti in termini appunto di periodi di apertura. Le strutture fisiche. Uno sguardo alle strutture fisiche ci dice che in media la superficie dei locali accessibili al pubblico non è vastissima, sono 291 metri quadri. Addirittura il 22% ha una superficie accessibile al pubblico non superiore ai 100 metri quadri. E questa, cioè la piccola dimensione delle biblioteche, è una caratteristica ricorrente che contraddistingue un po' il sistema bibliotecario nazionale, insomma, italiano. E se poi andiamo a vedere, quasi una biblioteca su tre, il 31%, è all'interno di un edificio di pregio monumentale o un edificio appunto di interesse storico-artistico. E questo è importante perché condiziona poi la capacità anche di servizio e di gestione anche delle stesse attività che possono essere svolte dalle biblioteche, ha degli impatti anche per esempio in termini di sostenibilità, per esempio energetica, ambientale e così via, efficienza. Ora le biblioteche, se andiamo a vedere la presenza di eventuali barriere all'accesso, vediamo che nel 73% dei casi ha reso accessibile, nonostante quelle caratteristiche che abbiamo detto prima di funzionalità, ha reso accessibile i propri spazi e risorse documentarie alle persone con difficoltà fisiche specifiche, cioè portatori di disabilità, attraverso appunto attrezzature, ma anche servizi dedicati. Però c'è una quota appunto del 16% che non riesce a rendere fruibile alcuno spazio, alcun servizio per le persone con disabilità, e questo ovviamente è un margine di miglioramento che proponiamo. Se poi andiamo a vedere la dotazione di postazioni nelle biblioteche, vediamo che abbiamo una media di 34 postazioni attrezzate per la lettura e la consultazione in media per biblioteche, a dimensione di circa una ogni 35 utenti. Anche qui dimensione piccolo-media, circa la metà delle strutture, 49%, a disposizione del pubblico al massimo 20 posti. E la quota di biblioteche che hanno più di 30 posti sono soltanto l'8,2% delle biblioteche pubbliche. Una quota più consistente la troviamo invece nelle biblioteche private, che sono sicuramente di meno quantitativamente, ma hanno una dimensione mediamente maggiore. Per quanto riguarda invece la dotazione digitale e fisica, vediamo che il 60% ha attrezzato sale di lettura e consultazione con al più 5 personal computer. E una quota significativa, siamo circa il 70%, propone, è in grado di offrire un accesso a internet disponibile per gli utenti, oppure ancora di più connessioni wifi negli spazi comuni. E anche qui la caratteristica territoriale appare fondamentale, perché la dotazione digitale è inferiore alla media nei piccoli comuni e anche in quelli periferici, ultraperiferici e nelle regioni del sud. Ma al contrario, per esempio, vediamo, e questo è interessante, che proprio nei piccoli comuni, quelli periferici e nelle biblioteche pubbliche, ad esempio, abbiamo una maggiore dotazione di spazi attrezzati per attività e con valori che sono addirittura superiori alla media. E parlo di spazi per convegni, seminari, attività culturali, esposizioni, spettacoli cinematografici o teatrali, oppure anche spazi per l'infanzia, per bambini e per ragazzi. Il patrimonio documentale, qui poi lascio anche comunque la documentazione che renderemo disponibile, quella che è pubblicata sul sito, per ulteriori dettagli, supera i 268 milioni di unità, con un numero medio di appunto volumi per unità per biblioteca pari a oltre 38.000. che è l'indice di dotazione pro capite corrispondente a quasi 4 volumi per abitanti. Il 51% del patrimonio documentale appartiene a biblioteche civiche. Se poi andiamo a vedere quali sono le caratteristiche del personale, cioè quindi le risorse umane, il capitale umano, il capitale professionale che opera all'interno delle biblioteche, qui abbiamo degli elementi che a me appaiono molto interessanti. Anche qui una quantificazione intanto del volume complessivo.
abbiamo potuto misurare che la dotazione appunto di addetti, di risorse che operano nelle biblioteche è di circa 19.000, 18.600 addetti. Questo vuol dire una media di circa 3 per ogni struttura censita, quindi un numero decisamente modesto. Peraltro sono 11.000 i bibliotecari, che sono il 59% appunto del personale, perché il 40% invece svolge attività lavorativa con altre mansioni, quindi non sono propriamente bibliotecari. Un altro elemento fondamentale che appare interessante rilevare è che 4 addetti su 10 svolgono attività a tempo parziale. E infine un terzo elemento che mi piace richiamare è il fatto che alla domanda se la biblioteca si avvalsa di collaborazione di volontari o stagisti, vediamo che il 40%, che oltre la metà, scusate, il 52% ha risposto sì, e addirittura il 40% del totale delle biblioteche ha dichiarato di avere un organico che è composto interamente, quindi esclusivamente da personale che opera in maniera volontaria e gratuita. E anche qui la larga maggioranza di questi, il 72%, sono proprio le biblioteche comunali. L'utenza, passiamo a vedere appunto un profilo dell'utenza. L'utenza sono 50 milioni di accessi fisici, in media stiamo parlando di 8.500 visite per biblioteca, anche qui tanti o pochi. E allora, se lo confrontiamo con altri valori, vediamo che 50 milioni è tanto rispetto a 30 milioni per esempio di italiani che accedono ogni anno ai pronto soccorso. 30 milioni sono il pubblico degli stadi e dei palazzetti, tutti quelli, il pubblico delle manifestazioni sportive in Italia, in mano. Addirittura 41 milioni sono, è il pubblico dei musei, istituzioni culturali che sicuramente hanno una maggiore visibilità e rilevanza anche nelle politiche, forse culturali, rispetto alle biblioteche. 50 milioni sono il doppio degli spettatori appunto del calcio, sono il doppio degli spettatori del teatro. Consideriamo che sono circa la metà di tutto il pubblico che in un anno va a vedere un film al cinema. Ed è una media di quasi 8.500 accessi fisici per biblioteche. Anche qui, se poi andiamo a misurare i livelli medi di utenza e la misuriamo agli abitanti, abbiamo un'indicazione interessante. In media abbiamo 837 accessi ogni 1.000 residenti. Però anche qui lo potete vedere appunto dalla distribuzione con una disomogeneità a livello territoriale fortissima. La media 837, ma andiamo da valori come oltre 1.000 della provincia di Trento, per esempio, a valori che sono 82, 90, inferiori a 90 per alcune regioni del sud. E poi ancora, andiamo a misurare quanti sono però gli utenti attivi. Gli utenti attivi sono, cioè, sono quelli iscritti alla biblioteca a cui hanno effettuato almeno una transazione in un anno. E allora anche qui, in media, sono 8 milioni di utenti attivi e sono in media più di 1.200 per biblioteca. Se facciamo calcoliamo un valore medio, ecco, la metà delle biblioteche, vediamo che però ha non più di 500 utenti attivi all'anno. E questi sono appunto soprattutto le biblioteche dei piccoli comuni, dei comuni periferici e ultraperiferici. Se poi andiamo a vedere quali sono i livelli medi di servizio misurati in termini di prestiti fisici e li rapportiamo alla popolazione, allora con questo indicatore siamo in grado di misurare, per esempio, il 70% dei prestiti locali è nei comuni fino a 50.000 abitanti e 2 milioni di prestiti locali sono in comuni periferici ed ultraperiferici. E anche qui possiamo vedere che appunto, sì, la media nazionale è 593, quindi prestiti fisici per 1.000 abitanti, ma ancora una volta i valori regionali hanno un'oscillazione estremamente ampia. Questo vale anche però per le attività svolte dalla biblioteca. Per esempio, se ci riferiamo alle attività di promozione della lettura, laboratori del libro, gruppi di lettura, quindi specificamente orientate appunto al libro e alla lettura, la media nazionale è di appunto 54%, cioè oltre la metà delle biblioteche offre questo tipo di servizio. Però ancora una volta ritroviamo una geografia che è quella ricorrente nord-sud, con valori estremamente vari e diversi, che vanno dal 20% fino all'80%. La stessa cosa vale anche, la riscontriamo per altri servizi che vengono erogati dalle biblioteche. Qui mi riferisco a servizi come quelli di assistenza o supporto ai cittadini, per esempio nello scrivere curriculum, compilare moduli, fare compiti,
o anche attività di animazione o laboratori per bambini, o per esempio corsi di formazione informale. Anche qui abbiamo dei valori medi che ci stanno ad indicare appunto come ci sia un grosso impegno, un grosso sforzo delle biblioteche nell'offrire questo tipo di servizi, con variabilità appunto anche qui molto ampie a livello regionale. Anche qui troviamo però le sale di informazioni ricorrenti, l'eccellenza della Sardegna e alcune invece situazioni più critiche che a volte appartengono anche a regioni del nord. Un'altra attività sicuramente significativa è appunto, come vi dicevo, quella complementare alla fruizione del libro o alla lettura, e sono le conferenze, i convegni, i seminari, le rappresentazioni teatrali, le proiezioni di video, mostre ed esposizioni, oppure visite guidate alla biblioteca o attività di studio e di ricerca finalizzate alla conoscenza del territorio. Anche qui abbiamo valori importanti che ci dimostrano l'estrema vitalità delle biblioteche e versatilità delle biblioteche, con valori alti soprattutto per visite guidate, conferenze, convegni, seminari. Abbiamo provato addirittura a calcolare un indice sintetico per misurare quali sono le capacità di offerta integrata dei servizi, e quindi andando ad isolare le biblioteche che sono in grado di offrire tutti i servizi che sono elencati appunto alla destra della slide, vediamo che una quota significativa, insomma, di biblioteche, che è intorno al 5% in media, comunque è in grado addirittura di essere così, come dire, polifunzionale rispetto a questa gamma di servizi. Digitalizzazione, questo è un aspetto cruciale per le biblioteche, lo sta diventando sempre di più. E qui vediamo che sono proprio le strutture che rispettano a garantire all'utenza prestiti e consultazioni di documenti tramite piattaforme o dispositivi digitali. E peraltro soltanto il 30% delle biblioteche avvia un processo di digitalizzazione del patrimonio librario. Soltanto una biblioteca su tre è organizzata per fornire un servizio interbibliotecario in remoto, e sono circa 350.000 le transazioni in remoto che abbiamo potuto quantificare nell'anno. Poi una sezione, vado anche a concludere, è stata dedicata in particolare all'emergenza Covid, che ha ovviamente investito in modo specifico anche le biblioteche. Allora vediamo che qui quasi una biblioteca su tre è stata vista costretta ad interrompere completamente la propria attività. Però di quelle che invece hanno continuato l'attività, vediamo che c'è stata una capacità di reazione, capacità di resilienza, come si suol dire, importante. Soprattutto nell'attivare servizi online rivolti all'utenza per compensare la mancanza di servizi in presenza, con una quota significativa di biblioteche che hanno attivato servizi di digital reference, prestito digitale, o anche che hanno saputo convertire in modalità online le attività che prima erano realizzate in presenza fisica. Anche, per esempio, con riferimento a corsi, attività formative di information literacy. Per gli utenti attraverso tutorial o altre iniziative di apprendimento a distanza. Poi anche sul piano organizzativo abbiamo informazioni che ci dicono come addirittura nella gestione del lavoro, attraverso il lavoro agile, appunto, si è cercato di far fronte, di garantire livelli di attività, appunto, facendo ricorso a modalità di lavoro in remoto, ferie e congedi, cassa integrazione, turnazione degli orari. Priorità strategiche. Quali sono le priorità strategiche che ha messo in evidenza l'emergenza Covid? Ebbene, l'emergenza Covid ha messo in evidenza l'esigenza soprattutto dell'ampliamento dei servizi di prenotazione in modalità online, la necessità di incrementare il numero dei prestiti digitali e il potenziamento dei servizi di digital reference. Questi sono stati, come dire, gli obiettivi indicati come più urgenti e prioritari. Meno, diciamo, in secondo ordine sono stati indicati invece interventi per la digitalizzazione dei materiali disponibili, e questo mi ha sorpreso, la formazione per lo sviluppo delle competenze digitali del personale, che è stata indicata soltanto dal 17% dei rispondenti. Concludo soltanto dicendo che accanto a questa indagine di cui abbiamo presentato i risultati, l'Istat, grazie insomma anche a una forte pressione che abbiamo cercato di esercitare per porre maggiore attenzione al tema appunto delle biblioteche, ecco, è stata attivata negli ultimi anni un'indagine campionaria
un'indagine campionaria sulla popolazione degli italiani di 3 anni e più, e questa è stata in grado di quantificare in 8.960.000 le persone che nel 2019 sono andate in biblioteca almeno una volta nel corso dell'anno. I risultati di questa indagine campionaria, come potete vedere anche dalla cartina, non fanno che confermare il solito disequilibrio territoriale che abbiamo più volte richiamato, anche con i dati sull'offerta. In più aggiungono un profilo degli utenti, perché ci consentono di indicare, per esempio, che la frequentazione delle biblioteche è più diffusa soprattutto, avevamo peraltro accennato, avevamo intuito dei dati sull'offerta, a un pubblico giovanile rappresentato appunto soprattutto dalla popolazione fino a 24 anni. Dopo i 24 anni, come possiamo vedere anche dal grafico, c'è un crollo quasi verticale, si scende a meno del 16% appunto della popolazione che frequenta biblioteche. Infine vado a concludere, ecco, il profilo dell'indagine degli utenti delle biblioteche ci descrive le motivazioni della frequentazione e sono soprattutto prendere libri in prestito, ovviamente, poi leggere e studiare, raccogliere informazioni di carattere però generale, non soltanto bibliografiche, consultare quotidiani, riviste e poi ascendere, consultare cataloghi, ma anche incontrare amici, assistere a presentazioni di libri, partecipare a conferenze, partecipare a lezioni, corsi, navigare su internet e così. Quindi anche qui, anche visto dalla parte degli utenti, dalla domanda, vediamo appunto che è una gamma molto ampia di attività e servizi che vengono fruiti dal pubblico. Per concludere, ecco quindi, ricapitolando diciamo il profilo che emerge da queste indagini sulla domanda, ma anche sull'offerta, a me pare di poter concludere dicendo che ecco, l'indagine conferma il profilo di istituzioni culturali che rappresentano veri e propri presidi di servizi di prossimità per il carattere appunto di territorialità. Sono facilitatori per le attività di creazione e partecipazione culturale. E insomma, per concludere, sportelli polifunzionali che si possono, come dire, definire vere e proprie agenzie territoriali e di inclusione sociale. Questi sono un po' gli elementi che metto a disposizione della discussione. Scusate se sono andato un po' lungo, ma vi ringrazio dell'attenzione e anche delle osservazioni che ci potete suggerire. Grazie. Grazie ad Alessandra Federici e Fabrizio Arosio per questa ampia presentazione che fornisce molti elementi, io dico, sullo stato di salute delle nostre biblioteche, ma mette forse in evidenza proprio ancora una carenza, no, di visione strategica rispetto al ruolo, no, che le biblioteche pubbliche possono svolgere nel nostro territorio nazionale. Su questa chiedo quindi a Giovanni Solimine intanto di restituirci una prima interpretazione, una prima sua lettura da esperto appunto di dati sulla lettura e sull'utilizzo delle biblioteche per poi poter aprire la nostra discussione. A te Giovanni, grazie. Grazie, grazie a Cecilia Laib per aver promosso questo momento di discussione che secondo me, al di là poi dei risultati specifici dell'indagine, ci consente di fare qualche riflessione anche più generale su cosa accade, cosa è accaduto e cosa potrebbe accadere nelle biblioteche italiane. In particolare ringrazio poi l'Istat per non soltanto per aver fatto questa indagine, ma per l'approccio con cui l'ha fatto, per il modo in cui Alessandra Federici e Fabrizio Rosio hanno presentato i dati, il metodo, che ci aiuta a capire come anche certi fenomeni si osservano dal di fuori, diciamo. Per esempio, confrontando il mondo delle biblioteche con il resto dell'infrastruttura culturale del paese. Prima Fabrizio Rosio, per esempio, ricordava proprio, come dire, la quota di mercato che le biblioteche occupano all'interno della partecipazione culturale in Italia, e questo è un dato che spesso sfugge
a noi stessi, anche a chi, diciamo, nelle biblioteche ci lavora, con le biblioteche ha a che fare, noi ci sentiamo un po' l'ultima ruota del carro, ma in effetti così non è. E questo è un dato che viene confermato anche da altri indicatori. Pensate, per esempio, più in generale alla parola scritta, alla carta stampata, al mondo dell'editoria, no? La sola editoria libraria in Italia corrisponde al 20% dell'industria culturale del paese. Se poi sommiamo libri, riviste e giornali, superiamo il 40% dell'industria culturale del paese. Se appunto guardiamo le percentuali, prima Arosio parlava dei frequentatori delle biblioteche, ma più in generale di chi legge, di chi ha a che fare con i libri, beh, vediamo che, sappiamo, no, che noi ci lamentiamo sempre che in Italia si legge poco, più o meno il 40% degli italiani legge un libro l'anno, tranne il cinema, che tocca il 48% degli italiani, tutti gli altri settori, musei, sport, teatro, musica, eccetera, ha delle percentuali inferiori. Quindi stiamo parlando, diciamo, di un settore di una certa importanza. E grazie anche a Carla Contini e Gilberto Floriani per partecipare a questo incontro, perché rispetto al principale problema che emerge da questa indagine, cioè le forti disuguaglianze territoriali, la loro esperienza ci può insegnare che lavorando seriamente qualche cosa può cambiare, ma su questo poi ovviamente torno dopo. Allora, un primo elemento di riflessione. Come è stato detto, questa indagine non riguarda tutte le biblioteche, non tocca le biblioteche scolastiche, le biblioteche universitarie, cioè le biblioteche che si rivolgono ad uno specifico target di pubblico, riguarda le biblioteche per tutti. Ed è proprio per questo che è particolarmente grave dover prendere atto del fatto che non tutti sono uguali, visto che appunto le differenze territoriali sono molto, molto rilevanti, sia da un punto di vista quantitativo, no? I dati ce l'hanno detto, il numero di biblioteche presenti nelle diverse aree territoriali, il fatto di avere una biblioteca ogni 6.000 abitanti al nord e una ogni 11.000 al sud, praticamente la metà in rapporto alla popolazione, e poi tutti i dati non soltanto sul numero di biblioteche, ma su quello che queste biblioteche offrono, per esempio il numero di volumi per abitanti, che oscilla dai 10 volumi della valle, pro capite della Valle d'Aosta, ai 2 di cui può disporre un cittadino residente in una delle regioni meridionali. E così come poi i dati sui frequentatori, anche qui, diciamo, a fronte, mi riferisco a un'altra indagine AIBA, a fronte al fatto che poco più del 15% degli italiani frequenta le biblioteche a livello nazionale, beh, stiamo parlando però di una media che somiglia a quella del Mezzopollo di Trilussia, perché questo 15% nasce da la provincia di Trento con più del 35%, a regioni come quelle meridionali dove siamo a volte sotto il 5%, per esempio la Campania, no, meno del 5% dei campani frequenta le biblioteche. E quindi poi i dati sui prestiti, su cui tornerò tra un attimo. Bene, che cosa ci dice questo dato? Come dire, con chi ce la dobbiamo prendere? Le disuguaglianze territoriali non sono prevalentemente una responsabilità nazionale, anche se sono un problema nazionale. Sono essenzialmente il frutto delle responsabilità locali, perché ricordo che
le regioni italiane sono nate nel 70, quindi poco più di 50 anni fa, e che il trasferimento di competenze in materia di biblioteche di base, quelle di cui appunto questa indagine si occupa, sono state trasferite nel 72, quindi 49 anni fa, quindi da circa 50 anni. Quello che succede nelle biblioteche italiane, nelle varie aree territoriali, è essenzialmente il risultato del modo in cui le regioni governano il settore. In alcuni casi potremmo dire che c'è una sproporzione tra le risorse destinate alle biblioteche in una regione o in un'altra, certo, ma i bilanci regionali li fanno le regioni, ma anche le regioni a statuto speciale, quelle nelle quali c'è quindi una forte partecipazione nazionale nella erogazione delle risorse. Se guardiamo l'abisso che c'è tra i dati della Sardegna e i dati della Sicilia, due regioni a statuto speciale dove le percentuali sono allontanate tra di loro da un abisso, no? La Sardegna è all'interno dei valori medi nazionali spesso al di sopra, la Sicilia è quasi sempre al di sotto, nelle ultimissime se non nell'ultima posizione. Beh, questa è, nel bene e nel male, responsabilità della regione autonoma della Sardegna nel bene, della regione autonoma della Sicilia nel male. Poi ci sono naturalmente alcune anomalie, è stato ricordato per esempio il caso del Piemonte, che fa registrare in alcuni casi, diciamo, indicatori molto elevati, mentre altri indicatori sono penalizzati dal fatto che appunto il Piemonte è caratterizzato dalla presenza di tantissimi comuni molto piccoli. Ricordo che se guardiamo la classifica della popolazione dei comuni italiani e prendiamo i 15 comuni con meno abitanti, tutti al di sotto dei 50 residenti, 13 di questi 15 comuni sono comuni piemontesi, quindi ovviamente è chiaro che in alcuni casi è impensabile la presenza di una biblioteca in quei comuni. Allora in questo caso poi si comincia a vedere la differenza che può essere introdotta dalla presenza di reti territoriali, di organizzazione sistemica e così via. Ecco, queste differenze territoriali sono in alcuni casi la conferma, diciamo, di difficoltà e di ritardi storici. Però dopo 50 anni non so se possiamo dare la colpa soltanto alla storia o se una parte della colpa se la deve prendere anche chi governa le singole realtà e chi ha governato le singole realtà in questi anni. Qualche ragionamento sui dati del prestito. Non perché le biblioteche facciano soltanto prestiti, questo lo sappiamo, anzi, credo che i bibliotecari hanno un'idea di biblioteche che vada molto al di là del servizio di prestito. Però, visto che quasi il 60% dei frequentatori delle biblioteche ci va essenzialmente per i prestiti, non so, ma il prestito è il servizio specifico, il servizio più identitario della biblioteca rispetto a tante altre cose che le biblioteche fanno, e quindi probabilmente una possibilità per le biblioteche di esercitare una presenza incisiva dipende innanzitutto dal riuscire a far bene il loro compito primario e poi di riuscire a partire da quello ad agganciare altri servizi, altre opportunità. Beh, i dati sui prestiti, anche qui la media nazionale di circa un prestito per abitante, 0,96 prestiti per abitante, però le oscillazioni sono molto forti, si parte da dati decisamente superiori a 1 a 2 nelle regioni settentrionali e fino a regioni
parte meridionali, dove ci sono due zeri prima di arrivare ad una cifra piena. 002 prestiti per abitanti in Campania, 005 in Sicilia, 005 in Puglia, 009 in Basilicata, 009 in Abruzzo, 009 in Molise. Come hanno reagito le biblioteche rispetto alla pandemia, ma più in generale può il trasferimento dei servizi sul digitale essere un modo per riassorbire i ritardi, le difficoltà e superare le debolezze infrastrutturali che abbiamo visto fino ad ora? Certo, le debolezze infrastrutturali sono difficili da superare, perché costruire biblioteche, dotarle di un organico di personale, e qui effettivamente devo dire che il dato sull'altissima presenza di personale volontario è talmente sconvolgente da sembrare quasi incredibile. Io vi chiederei davvero, in una prossima indagine, di controllare e verificare con maggiore attenzione questo dato. Io non ho motivo per dubitare che sia vero, ma per capire se davvero è un dato dovuto magari ad una situazione di particolare difficoltà, oppure se adesso, per esempio, che il Ministro della Funzione Pubblica dice che ripartiranno concorsi nella pubblica amministrazione, eccetera, se magari in qualche anno cominciamo ad avere effettivamente un superamento del blocco del turnover, ad avere effettivamente un po' più di personale di ruolo e retribuito nelle biblioteche. Dicevo, quindi, le debolezze infrastrutturali sono difficili da superare, richiedono tempi e risorse. Il digitale può essere un modo per bruciare le tappe. Però io non so se effettivamente anche la capacità di erogare servizi attraverso il digitale non sia in parte dipendente da queste debolezze infrastrutturali, perché le debolezze infrastrutturali corrispondono, e torno ancora al problema degli amministratori locali, ad una diversa sensibilità nei confronti di questo servizio e della funzione che può esercitare sui territori rispetto alle comunità locali. Prendo un dato ricavato da una fonte diversa, dalla principale rete di servizi di digital lending, dei prestiti digitali erogati dalle biblioteche italiane, un servizio che tocca circa 7.000 biblioteche. Non saranno le stesse 7.000 biblioteche che avete raggiunto voi con la vostra indagine, ma insomma non è l'unica biblioteca. Tutto quello che vogliamo, non possiamo fare un confronto, una sovrapposizione dei dati totale, però probabilmente qualche analogia c'è. Ebbene, nel corso del 2020, cioè nell'anno in cui le biblioteche sono state chiuse per una parte del tempo e tanti cittadini sono stati chiusi in casa e quindi non potevano andare in biblioteche, le biblioteche aderenti a Media Library Online hanno erogato 1.600.000 prestiti. 600.000 di questi prestiti sono stati erogati dalle sole biblioteche della Lombardia. Tutte le biblioteche di tutte le regioni meridionali messe assieme ne hanno erogati 30.000. Allora, se la Lombardia fa 600.000 prestiti e tutte le regioni meridionali ne fanno 30.000, possiamo immaginare che, anche volendo fare la tara su questi dati, probabilmente
Con il digitale le differenze si acuiscono e non si avvicinano, come dimostrano altre cose che sono successe nel corso quest'anno. Proprio l'Istat ce l'ha insegnato quando ha visto, per esempio, in che modo la scuola ha reagito, quando vediamo quella che è l'infrastruttura informatica presente nelle case degli italiani, quando abbiamo visto la presenza della rete a banda larga sulle varie aree territoriali. Cioè, non illudiamoci che il digitale possa essere una scorciatoia attraverso la quale noi recuperiamo, saltando un passaggio, recuperiamo quello che non siamo riusciti a fare prima attraverso le strutture fisiche e analogiche. Un ultimo riferimento anche ai due ospiti, appunto, che vengono dalla Regione Sardegna e dal sistema bibliotecario di Bonese. Dicevo già, i dati della Sardegna, se noi guardiamo tutti i dati di contesto, quelli che dovrebbero aiutarci a capire perché poi la cultura mette radici in un territorio rispetto ad altre, non c'è nessuna spiegazione della differenza enorme che troviamo tra la Sardegna e la Sicilia. Dico la Sardegna e la Sicilia, non dico la Sardegna e le altre regioni meridionali, innanzitutto perché la Sardegna non è una regione meridionale, è all'altezza del centro Italia dal punto di vista soltanto, diciamo, dei paralleli. Ma a parte questo, perché appunto, diciamo, il contesto anche amministrativo è simile a quello della Sicilia. Beh, se noi guardiamo il livello di istruzione, il livello di reddito, più in generale le condizioni socio-economiche, non c'è nessun motivo per cui le biblioteche in Sardegna debbano funzionare meglio che in Sicilia, oppure più in generale i dati sulla lettura, perché in Sardegna si debba leggere di più che in Sicilia. L'unica spiegazione possibile è che appunto da 50 anni la regione Sardegna, a volte di più, a volte di meno, molto di più in passato, un po' meno in epoca più recente, perché le risorse sono diminuite per tutti, però naturalmente sono diminuite per chi ne aveva tante, ma sono diminuite anche per chi ne aveva poco e si sono in alcuni casi quasi azzerate. Beh, insomma, la Sardegna in modo sistematico lavora nelle biblioteche e per le biblioteche, sostenendo le amministrazioni comunali, costruendo sedi, finanziando progetti, dotandole di personale e così via. L'altro caso, quello del sistema bibliotecario vibonese, io so che qualcuno si è sorpreso quando Vibo è stata proclamata capitale del libro. Beh, oggettivamente, se uno non conosce le realtà locali, si può sorprendere, perché oggettivamente ci sono magari tante altre località che verrebbero in mente prima di Vibo Valentia. E probabilmente anche se noi guardiamo poi i dati oggi della lettura, del funzionamento delle biblioteche in Calabria rispetto a quello del resto d'Italia, sembrerebbe ingiustificato, diciamo, questo riconoscimento a Vibo. Ma io credo che i riconoscimenti non servano, non debbano servire soltanto per premiare le realtà più avanzate, le situazioni di eccellenza. I riconoscimenti debbano servire a riconoscere, appunto, a premiare chi ha fatto uno sforzo e chi l'ha fatto con costanza e raggiungendo qualche risultato. Ricordo quando da genitore andavo a parlare con gli insegnanti delle mie figlie, beh, spesso la discussione era proprio su questo, diciamo. Dobbiamo premiare il ragazzo che passa da 9 a 10 o dobbiamo premiare di più quello che passa da 5 a 6 o da 5 a 7? Cioè, dobbiamo premiare più il percorso fatto oppure
il bravo che diventa bravissimo. Beh, insomma, il sistema bibliotecario vibonese è praticamente l'unico sistema bibliotecario funzionante nelle regioni meridionali, e quindi credo che quel riconoscimento sia stato più che meritato. Quindi, per concludere, chiedo scusa se ho portato via troppo tempo. Io credo che da una parte ci dobbiamo aspettare nuove indagini dall'Istat che confermino, o speriamo in alcuni casi smentiscano, i risultati raccolti adesso, che ci descrivano il percorso delle biblioteche, perché poi gli statistici ci insegnano che le serie storiche ci dicono di più poi del dato assoluto rilevato puntualmente in un anno, no? Quando noi potremo confrontare questo dato con quello degli anni futuri, capiremo meglio che cosa effettivamente accade dentro le biblioteche, riusciremo veramente a saperne di più. Però credo che dobbiamo anche guardare dentro le biblioteche, come l'Istat è riuscita a guardare con queste indagini. E io ringrazio proprio per il modo in cui Fabrizio Rosa, Alessandra Federici, ne parliamo da tanti anni, no? I vari tentativi che abbiamo fatto fino ad arrivare a questi risultati e ad altri che stanno maturando. Ecco, riuscire a non raccogliere e presentare i numeri soltanto, ma a comprendere un settore, fare cioè della statistica un elemento di conoscenza, e contributo maggiore che indagini come queste possono dare. Però poi tocca a chi lavora all'interno delle biblioteche capire effettivamente qual è l'insegnamento che se ne può ricavare, qual è la lezione che dobbiamo apprendere da ricerche di questo tipo. E quindi credo che l'AIB, per la sua parte, ovviamente io non mi posso permettere di dare consigli, ma anche gli amministratori locali, il coordinamento delle regioni, chi ha le responsabilità nella distribuzione delle risorse dovrebbe capire che cosa fare. Un'ultimissima cosa, giusto per restare legati alla attualità, no? Pare che stia per arrivare una nuova alluvione di risorse con il recovery plan. Per la verità c'è qualcosa in alcune realtà locali per le biblioteche, ma anche questo è il risultato delle sensibilità, cioè del fatto che il sindaco di Milano o di Torino ha segnalato una determinata esigenza e invece magari i sindaci di altre località non l'hanno fatto. C'è sicuramente, ci sono alcune indicazioni generali relative alle giovani generazioni, all'alfabetizzazione digitale, alla rete, cioè una serie di elementi di contorno che potrebbero favorire una maggiore e più capillare rafforzamento del servizio bibliotecario. Non so se è già troppo tardi, però mi auguro che i risultati di questo tipo di indagine servano anche a spendere bene quei soldi su quelli che siano effettivamente degli investimenti capaci di produrre poi dei risultati negli anni a venire. Vi ringrazio. Grazie Giovanni, grazie Giovanni Solimine. Prima di passare agli altri relatori, ci sono già delle domande per voi, quindi io le farei rapidamente. Per Fabrizio Arosio e Alessandra Federici ci sono tre sollecitazioni. Il pubblico che ci ascolta ci chiede: in futuro sarebbe interessante indagare la popolazione che non legge, le motivazioni, il rapporto alla condizione sociale.
Ovviamente qui c'è un riferimento anche all'indagine sugli indici di lettura e sull'indagine che avete condotto sulle biblioteche, come Istat avete notato una correlazione fra servizi, qualità del servizio, personale e professionale. E infine viene segnalata l'esigenza e l'importanza che Istat si faccia carico di confronti internazionali. Poi ho una domanda anche per Giovanni. Fabrizio Arosio e Alessandra Federici, se potete sulle sollecitazioni. A rispondere io a alcune di queste sollecitazioni. Per quanto riguarda il non pubblico, sono assolutamente d'accordo. Nel senso che sicuramente come dire, una mia premura personale nell'approcciare l'analisi, l'osservazione dei fenomeni culturali, sempre di più cercare di focalizzare l'attenzione sul non pubblico. Ormai le curve del pubblico le conosciamo e sono curve che sono ferme, da, non dico da anni, ma da decenni, hanno poco da dire, cioè il pubblico... Non ti sentiamo. Fabrizio? Chiedo scusa. Ok, grazie. Dicevo, provo a dare alcune risposte alle sollecitazioni proposte. Dicevo, per quanto riguarda il non pubblico, sicuramente questa è una nostra premura, è un po' un nostro pallino fisso. E sempre di più, secondo me, è necessario concentrare l'osservazione sul non pubblico, anche perché le curve della partecipazione culturale, della domanda culturale, le conosciamo e sono curve che sono ferme da anni, anzi da decenni. Sono curve connotate socialmente rispetto alle solite variabili, sono fortemente legate al titolo di studio, al livello di reddito, appunto la distribuzione territoriale e così via. Ma il pubblico che effettivamente fruisce di servizi o svolge attività culturali è fermo, è sempre lo stesso. Non facciamo che ogni anno confermarne le caratteristiche. Molto meno sappiamo del non pubblico, delle motivazioni della non partecipazione. Abbiamo fatto dei tentativi in passato. Noi in realtà, io e Alessandra, ci occupiamo più delle indagini sull'offerta che non quelle sulla domanda, come avete visto, però delle analisi le abbiamo fatte. E un elemento, per esempio, che voglio proporre all'attenzione oggi è il fatto che noi adesso stiamo discutendo di libri, di lettura, ma una cosa che sicuramente abbiamo accertato è che la propensione a leggere poi in realtà si riflette anche, corrisponde alla propensione ad avere altre forme di partecipazione culturale, tanto quanto, nel senso che chi non legge, non solo non legge, si potrebbe pensare, ok, non pratico la lettura, svolgo altre attività culturali, potremmo fare una gerarchia di valori rispetto alle forme di fruizione culturale, ma poi perché? Ma in realtà non è così, il problema è che chi non legge non va al cinema, non va a teatro, non è mai andato a vedere uno spettacolo dal vivo e così via. Anzi, aggiungo, come diceva il professor Solimine, non dimentichiamocelo, non è un utente alfabetizzato dal punto di vista digitale, non soltanto dal punto di vista tecnologico, ma nella capacità poi di gestire anche le informazioni appunto digitali. Quindi, al di là delle ragioni causa-effetto che poi sarebbero difficili da dimostrare, però ha ragione chi ha proposto la domanda, comunque c'è questo dato oggettivo appunto, che il non pubblico è non pubblico in assoluto. E quindi è sempre più importante cercare di allargare il bacino di riferimento appunto anche di istituzioni culturali come biblioteche indagando sulle ragioni della non partecipazione. Quello che riguardo alla qualità del servizio e alla dotazione di risorse professionali è un suggerimento che ci annotiamo, non abbiamo fatto un incrocio tra queste variabili, però effettivamente sarebbe molto utile, così come è molto utile anche il suggerimento del professor Solimine di verificare anche le risposte che sono state fornite alla domanda appunto sulla dotazione di personale, anche perché devo ammettere, intanto è un lungo percorso quello delle indagini statistiche, questa è la prima tappa, è soltanto la prima tappa, e si sa che per poter avere un sistema informativo consolidato, robusto, è necessario compiere almeno un giro, non soltanto una tappa, ma almeno appunto delle edizioni successive delle indagini. E però indagare sulle risorse di personale è molto difficile, soprattutto quando si ha a che fare con istituzioni pubbliche. Abbiamo visto che la maggior parte delle istituzioni bibliotecarie sono pubbliche,
capire quanta parte delle risorse magari non sono dedicate esclusivamente all'attività bibliotecaria, ma solo per quota parte, quindi magari non rientrano sotto osservazione perché non si sono autodichiarate come appunto risorse al servizio delle biblioteche, è sicuramente un aspetto importante. Poi sui confronti internazionali, in realtà volevo portare qualche elemento, purtroppo è Eurostat, che è l'omologo dell'Istat a livello europeo, che fornisce queste informazioni, ma sono informazioni un po' datate. Questa non è responsabilità purtroppo nostra, ma sicuramente il confronto, appunto, come dicevo, la statistica è confronto, il dato in sé dice poco se non è messo in rapporto a un termine di paragone, e il termine di paragone internazionale sicuramente è fondamentale. Certamente dagli elementi non aggiornatissimi che abbiamo possiamo vedere che il nostro paese, ahimè, nella graduatoria europea non sta messo bene, cioè i valori medi nazionali che abbiamo visto sono di bassa classifica rispetto agli altri paesi europei, nella lettura, nell'offerta culturale e così via. Tranne che per i musei. Alessandra, Federici, vuoi aggiungere qualcosa? O... Oh, più che altro volevo rispondere all'ulteriore domanda che è comparsa, cioè è pensabile un'indagine uguale per le biblioteche scolastiche che spesso sostituiscono le civiche nei piccoli paesi? Allora sì, è nostra intenzione occuparci anche ed esclusivamente delle biblioteche scolastiche, non le abbiamo inserite nel censimento dello scorso anno perché è una realtà molto diversa dalle altre, molto complessa, che ha bisogno di requisiti di eleggibilità più specifici, e per cui abbiamo anche qui firmato una convenzione con il MIUR e quindi possiamo attingere alla loro lista anagrafica, che è fondamentale. Anche qui ci dovrà essere, come è successo per l'anagrafica dell'ICCO, tutto un lavoro di correzione e aggiornamento, e quindi è assolutamente una priorità quella di effettuare un censimento specifico sulle biblioteche scolastiche. È stato già fatto invece un censimento nel 2019 sulle biblioteche universitarie, anche in questa occasione, grazie anche alla collaborazione di un borsista dell'università, è stato possibile aggiornare l'elenco delle biblioteche universitarie di Ateneo Statali. E non sono stati pubblicati i dati perché era appunto l'obiettivo principale era verificare appunto l'esistenza e mappare le università, le biblioteche universitarie. Il passo successivo anche qui sarà approfondire con un censimento ad hoc, e allora in quel caso poi pubblicheremo i dati. Grazie Alessandra. Federici, io prima di passare agli altri relatori volevo un attimo che Giovanni tornasse su un tema che secondo me è importante per aprire il nostro dibattito. Giustamente tu ponevi in evidenza nella lettura, nell'interpretazione dei dati, che i meriti e i demeriti nascono anche da come, dalla governance, dal governo, da come le biblioteche sono governate, le biblioteche pubbliche, penso, sono governate nel nostro paese. Quindi mettevi giustamente l'accento sul tema delle responsabilità locali. Sappiamo, appunto, lo ricordavi molto bene, delega alle regioni, quindi non competenza sulle funzioni di programmazione e anche di erogazione dei contributi alle biblioteche nei territori, che è appunto di competenza regionale. Questo, se vogliamo, è un punto, l'indagine ci mette molto bene in evidenza come questo in alcune regioni diventi un punto di forza, in altre realtà diventi un punto di debolezza. Altro punto su cui ponevi giustamente l'accento, la disomogeneità tra nord, centro e sud, ovviamente mette in evidenza che le biblioteche pubbliche restano una questione irrisolta nel nostro paese. L'indagine Istat evidenzia che c'è un'infrastruttura forte, o comunque con un potenziale che ha dei punti, no, di forza nel suo assetto infrastrutturale, ma che continua ad avere appunto dei punti di debolezza rispetto alla presenza e alla carenza di utilizzo dei servizi, rispetto alla non disponibilità di spazi. E diciamo, se vogliamo, la mia sollecitazione a te è questo,
È vero che c'è una responsabilità locale, ma è vero che forse manca, e questo è un punto che denota un'ulteriore debolezza proprio in questo momento in cui stanno arrivando le risorse del recovery, in cui arriveranno i nuovi fondi strutturali attraverso i PON regionali, i PON metro nelle città metropolitane. Diciamo, è un momento in cui una carenza di visione, e quando parlo di visione penso al ruolo che le biblioteche pubbliche possono svolgere nel nostro paese anche per sostenere la ripresa. Allora, questa visione che in fondo manca, no? E che l'indagine in qualche modo evidenzia, è responsabilità di chi? Chi dovrebbe, no, concorrere a costruire una visione? Il problema è che laddove il decisore locale non investe o non orienta, è evidente che manca la percezione di questo valore, di questo ruolo. E questo resta un problema italiano molto, molto forte quando pensiamo proprio alle biblioteche pubbliche. È molto meno forte laddove si guardi alle biblioteche accademiche, dove un orientamento di visione, di funzioni è più chiaro. Allora, su questo ti voglio fare una, ti sollecito per una risposta e poi passiamo agli altri relatori. Ma allora, io sono d'accordo nell'analisi che tu fai, ma non ho una risposta. Allora, innanzitutto, appunto, ricordiamoci che le competenze non sono delegate, ma sono trasferite, erano competenze che erano fin dalla Costituzione previste per le regioni, e poi nel 70, dopo la nascita delle regioni, sono state trasferite. Quindi non c'è un alibi. Tanto è vero che chi ha voluto fare le cose le ha fatte. Credo che, come al solito, quello che a volte smuove gli amministratori locali è la pressione della domanda. Tu facevi adesso il confronto con le biblioteche delle università, e beh, nelle biblioteche delle università io l'ho visto, per essere stato per molti anni delegato per le biblioteche dell'università in cui lavoro, molte cose che sono state fatte su spinta delle richieste degli studenti che chiedevano per esempio orari di apertura più ampi, o dei professori che chiedevano maggiori risorse per l'acquisizione di risorse elettroniche. Perché come al solito la coperta è corta e quando il consiglio di amministrazione e il rettore fanno il bilancio e cercano di rispondere essenzialmente alle esigenze più pressanti. Questa pressione sulle biblioteche non c'è, o meglio, c'è in modo diseguale, perché poi alla fine l'offerta crea la domanda e in parte anche viceversa, per cui questa rete territoriale, che è più fitta in alcuni territori e lo è molto meno in altri, è il motivo per cui l'assessore di un comune lombardo non può neanche immaginare di non mettere neanche un euro nel bilancio per il prossimo anno sulle biblioteche, mentre invece un assessore di un comune campano, calabrese o lucano può tranquillamente pensare di farlo, certo che nessuno protesterà per questo. Guardate per esempio il caso dei 30.000 euro che sono stati dati l'anno scorso alle biblioteche per acquistare i libri. Beh, in alcuni casi è stato un effetto sostituzione, no, sono stati date queste risorse, magari i comuni hanno dato un po' meno, in altri casi si sono aggiunti a quello di cui le biblioteche già disponevano, in altri casi tante biblioteche 30.000 euro tutti assieme non l'avevano mai visto e quindi benedicono il provvedimento del governo che ha messo a disposizione questi soldi.
e quando non ci sarà più questo tipo di intervento, probabilmente si tornerà a bilanci a base zero. Quindi credo che il rapporto tra amministratori locali e cittadini sia l'unica arma che possa effettivamente portare gli amministratori a prendersi la responsabilità di esercitare le funzioni di cui sono titolari. La mancanza di visione complessiva, beh certo, sicuramente a livello nazionale si potrebbe fare qualcosa per invitare le amministrazioni locali, regionali, voglio dire, a intervenire laddove sono un po' più pigre, però noi sappiamo anche come le amministrazioni regionali sono a volte gelose della loro autonomia. L'abbiamo visto anche rispetto alla sanità durante lo scorso anno, no? Dove le competenze regionali e quelle nazionali spesso sono entrate in conflitto, ma di fronte a un evento così drammatico un potere di surroga da parte dello Stato e un intervento di coordinamento piuttosto incisivo era bene o male, diciamo, accettato da tutti. Nel campo nostro, nel campo delle biblioteche, credo che le regioni che sono più avanti su questo dovrebbero non soltanto ovviamente vantarsi dei risultati raggiunti, ma cercare in sede di coordinamento di far capire quelli che sono i vantaggi generali e complessivi che possono venire da una maggiore forza del servizio bibliotecario e quindi sostenere di più, cercare di convincere di più le regioni che questo non lo fanno. Poi ci possono essere iniziative concrete come i gemellaggi oppure iniziative come appunto la capitale del libro, della cultura e tante queste cose, però alla fine se non c'è interesse e sensibilità non credo che si possa andare molto lontano. La visione, come dire, se non ce l'hai non te la puoi dare. Grazie Giovanni, allora io adesso passerei subito la parola facendo un piccolo cambio di programma rispetto a come l'avevamo prefigurato a Carla Contini della Regione Sardegna e a Gilberto Floriani del Sistema Bibliotecario Vibonese, in modo tale che ci possiate un po' raccontare la vostra esperienza. Giustamente Giovanni metteva in evidenza come siete due esempi, da un lato regione e dall'altro ente locale, virtuosi. Per il tavolo che parte con voi abbiamo pensato interventi di 5-6 minuti e poi così possiamo eventualmente provare a fare un secondo giro. Grazie. Direi che cominci tu, Carla. Non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Eccomi qua, scusate, mi sentite? Bene, ringrazio l'associazione per aver invitato la Regione Sardegna, ringrazio l'Istat con la quale c'è stata una splendida collaborazione, almeno da parte nostra questa è la percezione di questa esperienza, e ringrazio Giovanni Solimine che è da sempre un attento osservatore e anche un collaboratore per tanti anni di diverse realtà sarde. Come è già stato detto, allora innanzitutto io sono responsabile di un settore che si chiama settore biblioteche e promozione della lettura, che è inserito nella più ampia struttura del servizio patrimonio culturale, editoria e informazione. È un ufficio che diciamo si occupa per tutto il territorio regionale di diversi compiti nell'ambito delle biblioteche,
Quando abbiamo firmato il protocollo d'intesa con Istat e con le regioni, eravamo 13 persone. Ad oggi siamo 5 e tra un mese saremo 4 persone. Quindi diciamo che questa è una delle criticità che riguarda la nostra regione, il nostro settore, ma riguarda specularmente anche tanti comuni e tante strutture culturali della nostra regione. Colgo l'occasione per ringraziare le colleghe che collaborano da tantissimi anni per appunto il governo del sistema bibliotecario regionale, Angela Messina e Floriana Me, e dico che appunto, come ha già detto Giovanni, la Regione Sardegna ha la competenza primaria sulle biblioteche di ente locale dal 1948, quindi dallo statuto. Questo vuol dire, ma poteva anche non avere gli effetti che ha avuto, perché da subito la Regione Sardegna ha messo in campo delle risorse e delle norme che naturalmente all'inizio erano soltanto di sostegno finanziario, ma che poi sono diventate appunto strutturali anche con, soprattutto negli anni 80. Voglio dire qualcosa anche sul riflesso che secondo me ha avuto sui dati la collaborazione con l'Istat del nostro ufficio, cioè di tutte le biblioteche eligibili per questa indagine, nella nostra regione hanno risposto una percentuale di oltre il 90%, e cioè è chiaro che il nostro ufficio ha sicuramente collaborato, però c'è una volontà comunque anche di mettere in comune, mettere a disposizione i dati da parte di tutti gli enti. Abbiamo avuto qualche difficoltà sicuramente con molti comuni, perché come sappiamo non tutti i comuni hanno una struttura dedicata alle biblioteche, ma una struttura che cura diversi settori culturali. E quindi comunque il richiamo da parte della Regione, anche tutte le notizie che abbiamo messo sul nostro sito tematico Sardegna Biblioteche sono stati molto, molto utili, secondo me. Il nostro territorio ha anche una specificità geomorfologica, cioè è una delle regioni più grandi d'Italia, è poco popolosa, siamo 1.600.000 abitanti, e ha un territorio molto diversificato. Il 70% dei comuni, ha 377 comuni, il 70% sono al di sotto dei 7.000 abitanti, quindi è molto frequente trovare comuni che hanno meno di 1.000, meno di 500 abitanti. Ma oltre il 90% dei comuni ha una biblioteca comunale, naturalmente con performance di funzionamento molto diversificato, però effettivamente c'è una capillarità nella presenza delle biblioteche comunali, che naturalmente sono anche un presidio per altre funzioni, per la scuola, per tantissime funzioni che, di tutto il mondo culturale. Diciamo che, come ha anche sottolineato Giovanni, per 50 anni la Regione si è impegnata e ha lavorato per creare una situazione di diffusione e di offerta dei servizi bibliotecari diffusa. Nonostante da pochissimo la Regione Sardegna ha una legge di settore che è del 2006 appunto. Certamente gli anni che sono stati fondamentali nella nostra regione sono stati, diciamo, gli anni 80. Negli anni 80 ci sono stati vari movimenti che hanno creato
una situazione molto fluida e molto prolifica. Innanzitutto una dirigenza molto presente, con una visione e una incidenza molto forte. Ci sono stati degli investimenti nella creazione di sedi, c'è stata l'inizio appunto della collaborazione con il Ministero e con le altre regioni per SBN, una diffusione che da allora insomma si è notevolmente fortificata. In Sardegna ci sono tre poli più alcune biblioteche ecclesiastiche che aderiscono al polo il PPE. La regione direttamente gestisce un polo regionale, ci sono poi altri due poli. Il nostro polo, il polo che è gestito dalla regione, ha 290 biblioteche. C'è stata molta formazione negli anni 80, si è formata una classe di bibliotecari che poi ha collaborato tantissimo con l'associazione. Sono stati anni in cui la sezione Sardegna dell'Associazione Italiana Biblioteche ha proseguito il lavoro che era già stato iniziato, ma ha avuto una grande espansione. C'era stata la creazione negli anni 80 dei sistemi bibliotecari, la creazione, lo sviluppo e anche un po' di modellizzazione dei sistemi bibliotecari territoriali, e quindi il lavoro di rete che quindi si è intrecciato con il lavoro sul Servizio Bibliotecario Nazionale, con un coinvolgimento dei bibliotecari notevole. E poi successivamente, negli anni 2000, tra gli anni 90 e gli anni 2000, con i fondi POR, ci sono state anche la costruzione e l'intervento regionale sulle sedi delle biblioteche, e molto si è investito anche sul digitale. Le biblioteche sarde, i bibliotecari sardi da sempre rispondono bene, diciamo, ai nuovi servizi che si uniscono a tutti gli altri servizi che le biblioteche erogano. Molta attenzione ai servizi per bambini e per ragazzi. Nati per Leggere è stato accolto benissimo da tantissime strutture. E poi tutta una serie di progetti e di adesione anche al digitale, con le due piattaforme, appunto quella che citava Giovanni, MLOL, e poi chi aderisce al polo regionale accede anche a un'altra piattaforma che è Rete Indaco. In tutto questo, gli investimenti della regione dagli anni 80 si sono intrecciati con degli investimenti sull'occupazione giovanile. Infatti, dai dati statistici e dai dati che abbiamo, sappiamo che dagli anni 80 in poi, dall'86 esattamente, la regione ha investito sulle professionalità e sul personale delle biblioteche. Ad oggi sono investimenti notevoli, anche se ovviamente non mancano le criticità, naturalmente, che poi, se avrò occasione, vorrei anche così accennare anche alle criticità rilevate sia da noi sia dalle biblioteche che costantemente hanno un rapporto con noi. Negli ultimi 15 anni, ci sono stati altri eventi che hanno alimentato e hanno un po' rinnovato il mondo delle biblioteche, o comunque lo hanno stimolato. Il fenomeno, diciamo, che è stato messo in evidenza anche da Giovanni Solimine qualche anno fa in un suo scritto, è il fenomeno dei progetti di promozione della lettura e dei festival letterari.
che sono ad oggi ormai un intervento strutturale della regione e che per come sono stati strutturati i criteri di valutazione di questi progetti entrano in relazione con tantissime biblioteche del territorio e con altre realtà come le librerie, gli editori e tantissime associazioni che sono attive sul territorio. Questo fa sì che ci sia di base un investimento di risorse importante della regione e un riflesso su tutti i territori. Le domande sono in continua crescita. Nell'ultimo triennio c'è stata una media di 25 progetti approvati e anche quest'anno abbiamo avuto un incremento di domande, ci sono oltre 40 domande. Questo significa che una rete di collaborazioni e di intreccio di competenze, di professionalità, secondo noi è importante per tenere vivo l'interesse e anche l'interesse anche dei bibliotecari. È chiaro che l'investimento più importante in questo momento la regione lo fa sul personale con tutte le criticità che ci sono, che però insomma comunque da oltre 30 anni fanno sì che ci sia comunque un servizio garantito. Ci sono naturalmente dei riflessi negativi e tra questi cito subito il fatto che in molti comuni che beneficiano delle risorse per il personale non ci sono figure di ruolo e quindi c'è un po' questa deresponsabilizzazione degli enti che però insomma speriamo si possa che anche trovato degli ostacoli comunque all'assunzione con il blocco delle assunzioni del 2011 e con le difficoltà insomma dei bilanci pubblici. Io penso di aver parlato per più di 5 minuti, quindi cedo la parola e casomai intervengo dopo. Grazie. Gilberto, a te la parola. Grazie, e intanto ringrazio l'AIB per questo invito alla Commissione Biblioteche Pubbliche. Naturalmente sentito grazie anche all'Istat che con i suoi dati ha evidenziato il peso che hanno, potrebbero avere le biblioteche in Calabria per diffusione, per numero, eccetera. Faccio riferimento alla intervento di Giovanni Solimine, naturalmente, che ringrazio anche per le cose che ha, per come ha evidenziato la situazione del meridione del sud. In Calabria l'indagine Istat racconta che ci sono circa 150 biblioteche tra pubbliche e private, qualcosa in più secondo i dati raccolti. Io ho l'impressione, per esempio, però, che alcuni dati che riguardano queste biblioteche siano stati leggermente, sostanzialmente insomma fotografano la realtà per le cose che dirò anche dopo, però molti dati sono stati anche un po' abbelliti. Questa è una tendenza che hanno soprattutto i comuni, perché spesso legano anche far bella figura con la possibilità di avere insomma cose che poi non è quasi mai accaduto, dei contributi da parte della regione, di altri enti, eccetera, e quindi insomma la situazione è un po' più complicata. E noi, se è vero questo standard di 8.000, una biblioteca ogni 8.000 abitanti, noi siamo ovviamente molto sottostimati perché abbiamo quasi 2 milioni di abitanti e dovremmo averne molto di più. Segnalo inoltre che per esempio molti comuni quando devono rispondere per esempio alle ore di apertura, il 37% non risponde.
Per quanto riguarda altri dati, insomma, sul patrimonio, eccetera, molte biblioteche non danno una risposta. E anche gli orari di apertura, per esempio, c'è un numero imponente di che sono, insomma, sotto le 10 ore, cose di questo, fino a 10 ore, eccetera. La situazione calabrese, comunque, credo che assomigli molto a quella, che so, del Piemonte, per come è stata raccontata. Ci sono tantissimi comuni che l'Istat appunto definisce marginali e piccoli, soprattutto anche se la Calabria, qualcuno l'ha definita un'isola, in realtà insomma è una regione montagnosa, e quindi ci sono tantissimi comuni che stanno in montagna, in luoghi abbastanza inaccessibili. Sono comuni molto piccoli, alcuni insomma intorno a 1.000 abitanti, 2.000, e quindi insomma con le difficoltà. Questi enti locali, tra l'altro calabresi, sono piuttosto mal combinati dal punto di vista anche dei loro bilanci. Molti di questi comuni sono in dissesto, un numero molto alto in percentuale, e altri insomma sono in una situazione di predissesto, di amministrazione controllata. Quindi insomma diciamo che le risorse che i comuni possono investire per quanto riguarda le biblioteche sono molto, molto scarse. Analogamente, insomma, voi sapete che con la legge Delrio è venuto meno anche la possibilità delle province di fare una qualche politica che riguardi le biblioteche. Insomma, per esempio, la cooperazione bibliotecaria era sostenuta dalle amministrazioni provinciali, e quindi adesso insomma è una voce significativa che è venuta meno. Analogamente, la regione si era dotato negli anni 80 di una legge. Negli anni 80 e una parte degli anni 90, insomma, la regione, anche per il personale politico che c'era, che aveva esperienza insomma in questo settore, in questo campo, ha fatto un bel po' di lavoro. Insomma, c'era una visione che vedeva nelle biblioteche un elemento di sviluppo, di cambiamento sociale. Successivamente, invece, quando c'è stata la crisi finanziaria italiana, la legge è stata del tutto finanziata. Tra l'altro, questa legge prevedeva che fossero a carico della regione le spese di funzionamento della cooperazione bibliotecaria. E da un giorno all'altro ci siamo trovati del tutto scoperti, nel senso che la burocrazia regionale, che non esiste per quanto riguarda questo settore, non è che si è preoccupata di dire vabbè, sono venute meno queste risorse, vediamo come fare. No, semplicemente non hanno comunicato niente, non hanno detto niente, non si sono sentiti in dovere. Quindi in pratica è stato un invito a arrangiatevi, fate come potete, e insomma ecco, e cose simili. L'impressione, io non la farò molto lunga, però l'impressione che ho io, insomma, diciamo, della situazione calabrese è molto negativa, nel senso che la regione, per esempio, faccio riferimento all'anno scorso e a quest'anno, ha abbandonato del tutto questo settore, ma non solo l'ha abbandonato perché ha fatto questa scelta, cioè l'ha abbandonata così come fatto di default, nel senso che queste biblioteche, cosa gliene, insomma, non sono importanti, eccetera. Cioè, forse non ci hanno neanche pensato, malgrado insomma le nostre sollecitazioni come associazione, come istituzione, eccetera. Cito per esempio che al Dipartimento Cultura della Regione Calabria, noi siamo, come sistema bibliotecario, abbiamo in carico il polo regionale di SBN. Bene, loro non riescono a capire la differenza tra Servizio Bibliotecario Nazionale e Servizio Bibliotecario Vibonese, cioè non riescono proprio assolutamente a comprenderlo. Ci sono, a mio parere, gravissime responsabilità del centro politico, insomma, ma questa non è una novità. La Calabria ha combinato disastri nella sanità gravissimi, ma insomma anche in tanti altri campi. La regione che ha insomma un bassissimo indice di sviluppo, che ha in parte rovinato il territorio, insomma tutta una serie di problemi di questo tipo. Allora, qui il problema è che il basso indice di
di numero basso di biblioteche e il fatto che siano piccole biblioteche che poi non aggiornano il loro patrimonio, non hanno neanche partecipato tutte alla richiesta per avere i fondi del Ministero l'anno scorso. Quindi, insomma, ma meno male che è venuto questo, che ha costituito una boccata di ossigeno per le biblioteche. In Calabria non c'è, tranne insomma esempi così marginali, insomma parlo io, parla qualcun altro, eccetera, ma non c'è nessun dibattito pubblico, non c'è nessuna attenzione pubblica per quanto riguarda le biblioteche. Se domani sparissero tutte improvvisamente, non si preoccuperebbe assolutamente nessuno, se non in qualche specifica realtà. Segnalo per esempio che una delle biblioteche pubbliche, però di maggiore tradizione, che è la Biblioteca Civica di Cosenza, che per tanti anni è stata una biblioteca faro, insomma, no? Con competenze anche, insomma, diciamo, professionali, eccetera, da 2 anni è chiusa e non si riesce, ma non c'è dibattito intorno a questa chiusura, nessuno si preoccupa. C'è stato un tentativo da parte del Ministero della Cultura, o dei beni culturali, come si diceva prima, per rianimare questa biblioteca, e quindi, insomma, non, però la parte locale non è arrivato proprio niente, né dal comune di Cosenza né dalla parte della regione Calabria. Tutte le leggi, leggine, eccetera, che in qualche modo sostenevano, perché poi in Calabria erano fiorite tante leggi a favore di questa biblioteca, di quella realtà, eccetera, sono state anche totalmente finanziate. Segnalo che anche, diciamo, ceti sociali che dovrebbero avere maggiore consapevolezza, come, che so io, il mondo accademico, il mondo degli insegnanti, la borghesia delle città, eccetera, dimostrano, insomma, la stessa lontananza dal nostro mondo delle biblioteche. Quindi la situazione è veramente difficile e critica. Io credo, come diceva Solimine, che un grande ruolo, cioè non è che ne vedo molti altri, ma un ruolo potrebbe averlo la conferenza Stato-Regioni, perché in quella sede, insomma, si potrebbe dire, cari, insomma, cercate di fare degli interventi che avvicinino la realtà delle regioni meridionali, nel nostro caso la Calabria, a diciamo quelli che sono i valori medi nazionali. Le biblioteche sono un comparto importante, vanno sostenute, eccetera. Aggiungo che queste difficoltà del mondo del settore bibliotecario poi si accompagnano a un indice di lettura bassissimo. No, insomma, gli ultimi dati che ho visto del 19 dicevano che circa il 20% dei calabresi legge almeno un libro all'anno, una diffusissima povertà educativa, per cui, insomma, si può parlare anche in molti casi di analfabetismo, e anche di evasione scolastica. Quindi, insomma, naturalmente poi questo si accompagna a tutta una serie di problemi che ha la Calabria per quanto riguarda l'ordine pubblico, gli orientamenti democratici e cose di questo genere. Io, insomma, torno a dire, sono abbastanza piuttosto pessimista e non vedo vie d'uscita da questa situazione. Per esempio, penso che a sostegno perlomeno della cooperazione bibliotecaria, che può far molto, come dimostra il nostro caso, insomma, in cui utilizzando vari strumenti progettuali, fundraising, partecipazione dei comuni, eccetera, siamo riusciti poi a portare avanti un'attività importante, insomma, che poi ci ha consentito anche questo riconoscimento come città del libro. Una cosa che forse bisognerebbe provare a fare, c'è un fondo di bilancio dello Stato per quanto riguarda la cooperazione bibliotecaria, che però è di 1 milione, di cui 300.000 è destinato alle biblioteche scolastiche. Se questo fondo venisse insomma impinguato, sostenuto, eccetera, potrebbe essere, insomma, un aiuto. Un'altra cosa voglio dirvi a proposito della, insomma, qui in Calabria, ma immagino che anche nelle altre regioni meridionali, c'è una quantità notevole di fondi europei che riguardano anche la cultura, però pigliano altre strade, insomma, soprattutto vanno molto forte gli eventi piuttosto che l'infrastrutturazione culturale. Però ci sono stati, nell'arco di 5-6 anni, tre bandi per progetti che avessero legati alle biblioteche.
L'ultimo, che è uscito a gennaio del 19, non è stato ancora preso in considerazione da parte della burocrazia regionale. Quindi sono passati 2 anni, quel bando è fermo, non se n'è preoccupato nessuno. E mi rendo conto di rappresentare una realtà difficile. Naturalmente ci sono in Calabria ottime biblioteche, ci sono pochi bravissimi bibliotecari, alcuni progetti vanno avanti anche da noi, Nati per Leggere, la collaborazione col CEPEL per tutta una serie di attività, città che leggono, progetti per la promozione della lettura, però il quadro complessivo, cioè è molto affidato tutto questo alle individualità, alla passione, all'entusiasmo di singole realtà, non è qualcosa di organico che riguarda tutta la regione. Quindi io esprimo grandissima preoccupazione per lo stato delle, credo che sia intollerabile poi questa divisione tra nord e sud, in cui una parte d'Italia, i cittadini di una parte d'Italia non hanno gli stessi diritti che hanno gli altri per quanto riguarda la cultura e l'informazione. L'AIB fa la sua parte, la rete delle reti cerca di fare la sua parte, eccetera. Però credo che il governo centrale dovrebbe fare veramente più che una tiratina d'orecchio alle realtà regionali. Io ringrazio per l'attenzione. Grazie Gilberto, grazie a Carla Contini per queste due, no, questi due interventi a due tinte. E anche grazie a te Gilberto per aver cominciato ad introdurre il tema sul quale vorremmo invece sollecitare Maurizio Caminito, presidente del Forum del Libro, e Milena Tancredi del Comitato Esecutivo Nazionale dell'AIB, in particolare sul tema delle vie di uscita. Molto rilevante anche questo richiamo che tu hai fatto a queste iniziative che sono nate dal basso. Un esempio è la rete delle reti, che vede delle reti territoriali mettersi insieme per cercare di dare più forza alle nostre biblioteche, voglio richiamare l'attenzione su quello che diceva giustamente Giovanni. Il problema non è un problema delle biblioteche, è un problema culturale, perché la carenza di forza della nostra infrastruttura bibliotecaria pubblica nazionale è una carenza che inevitabilmente investe anche tutto il comparto culturale nel suo insieme, quindi il comparto dei consumi culturali. Partirei da Maurizio Caminito, perché il Forum del Libro ha avuto un ruolo importantissimo nella definizione del percorso normativo anche che ci ha portato alla nuova legge sulla promozione della lettura a febbraio. Non so, non credo forse che una via di uscita possa essere rappresentata da un percorso simile, ma credo che sia importante che soggetti come i nostri, come l'AIB, come il Forum, Gilberto ha giustamente citato la rete delle reti, possano invece avere un ruolo nel cercare di definire queste linee di indirizzo. Cosa ci dici su questo, Maurizio? Sì, allora intanto grazie Cecilia, grazie all'AIB. Beh, io ho ascoltato naturalmente quello che è stato detto oggi e non posso che esprimere anch'io una preoccupazione per quelle che sono questi forti discrasie, questi elementi all'interno della distribuzione territoriale, no? del mondo delle biblioteche. Questo è l'elemento che salta agli occhi indubbiamente. E, prima però volevo dire due cose. La prima cosa è, come dire, da ex direttore delle biblioteche del sistema bibliotecario di Roma, beh, penso che l'elemento che si è detto del fatto che se il 40% delle biblioteche italiane siano gestite da personale volontario è veramente scandaloso. Cioè, questo è lo scandalo nello scandalo. Secondo me questo elemento, su questo dobbiamo assolutamente fare una battaglia tutti quanti insieme, perché è insopportabile una situazione del genere. Il secondo elemento che volevo proporre, così prima di cominciare a ragionare, e a Gilberto Floriani, cioè io approfitterei, se lui è d'accordo naturalmente, del fatto di questa
di questa onorificenza che è stato dato questo premio alla città, come città come capitale italiana del libro, per fare un'iniziativa pubblica tutti insieme, noi dal Live, il Forum del Libro ci sta, la Rete delle Reti, l'Associazione dei Librai, cioè un'iniziativa pubblica forte all'interno del programma, all'interno di un decidete voi quando, come, le modalità, per sollevare questo problema, non il problema del vostro sistema, ma il problema della Regione Calabria. Anche questo è un elemento, secondo me, ecco, c'è bisogno di una serie di iniziative proprio di appoggio, ma anche per risvegliare un attimo l'attenzione, perché la cosa peggiore è proprio questa, cioè il fatto che non ci sia la minima attenzione su questi problemi. Quindi, scusa, ti interrompo un attimo per dire che accolgo molto volentieri questa cosa, lo faremo di sicuro col vostro aiuto, naturalmente. Lo facciamo di sicuro. Grazie. Ma penso che, insomma, Live si farà sicuramente parte. Confermo per quanto riguarda la commissione, credo anche Live nazionale, ovviamente. Poi Milena ci dirà. È evidente. Poi, ma appunto, riguardo invece al discorso, come riprendo il cappello del Forum del Libro. Il Forum del Libro, come sapete, si occupa della promozione della lettura e ovviamente i dati sulla promozione della lettura, la loro distribuzione, la loro articolazione a livello nazionale sono, guarda caso, seguono esattamente le impronte della distribuzione delle biblioteche, insomma. Con alcune, diciamo, preoccupazioni in più, se vogliamo. Io adesso guardavo proprio recentemente la ricerca di Open Polis, la ricerca della Fondazione dei Bambini sulla lettura in età dei minori in età scolastica. Noi come forum collaboriamo con Save the Children a una serie di progetti, quindi siamo un po' attenti a quello che sta succedendo, soprattutto in quel versante, il versante dispersione scolastica, il versante della povertà educativa, eccetera. E anche qui un'indagine che è stata fatta anche da loro dimostra appunto come ci siano questi dati completamente sballati dal nord al sud, per esempio. Sono una percentuale di lettori che ha letto almeno un libro all'anno va dal 32% a Trento e 37% in Liguria, eccetera, eccetera. Che non hanno letto, dal 32% al 72% in Sicilia, al 64,4% in Campania e al 66% in Calabria, cioè minori che non hanno letto un libro nel corso dell'anno. Naturalmente anche qui ci sono diversità, non solo da nord a sud, ma tra città grandi e città piccole, no? È stato accennato al problema delle aree interne, delle cosiddette aree interne, dei comuni periferici e ultraperiferici, però appunto anche qui i comuni ultraperiferici si trovano, quelli in cui i minori sono in particolare difficoltà, si trovano nelle classifiche in fondo, in Sicilia, in Puglia, in Calabria e anche nel Lazio, tra l'altro. Quindi ci sono volevo far notare come questa situazione impatta non solo sui lettori in generale, ma in particolare sui giovani lettori, sui piccoli lettori, sui minori, insomma. Questa è la cosa preoccupante, la cosa su cui assolutamente bisogna intervenire. Rispetto a questo, quindi, il discorso, per fortuna, ecco, però è anche qui è un terreno su cui io vorrei che si lavorasse di più insieme. Per fortuna esiste la rete e si sta costruendo la rete, esiste la rete delle biblioteche scolastiche. Ecco, sulle biblioteche scolastiche, tra l'altro, mi fa molto piacere che appunto l'indagine ora si orienti anche su questo, anche se anche giustamente è una realtà molto complessa, però è una realtà che richiede quindi un censimento specifico sicuramente, però appunto è interessante perché è una realtà che si intreccia sempre di più con il sistema delle biblioteche pubbliche. È una realtà che dove funziona e incomincia a funzionare. Il discorso del coordinamento delle reti biblioteche scolastiche è importantissimo e noi appoggiamo sicuramente questo lavoro che fanno, ma appunto questo intreccio porta sì che forse all'interno di questa particolare situazione di carenza un'alleanza biblioteca scolastica, biblioteca pubblica possa in qualche modo portare a dei risultati
abbastanza interessanti. Rubo gli ultimi due minuti per raccontarvi e condividere appunto un annuncio che è quello che stiamo facendo in prima persona con l'AIB, con Libby, con le reti delle biblioteche scolastiche, con il Movimento di Cooperazione Educativa, con l'Associazione dei Librai, l'ALI, che è un appello al Ministro dell'Istruzione, un appello al Ministro Bianchi, perché le biblioteche scolastiche vengano non solo riaperte, ma si sblocchino tutta una serie di situazioni che anche con la legge 15, nonostante che nella legge 15 siano previste una serie di interventi a favore delle biblioteche scolastiche, è tutto fermo. Quindi diciamo, il mio intervento è un intervento, come dire, di movimento, cioè è un intervento che non è che sia necessariamente positivo, nel senso non è che sono ottimista ad oltranza, però secondo me è realmente il momento di mettersi ancora più insieme e chiedere ancora più forte che vengano risolte alcune situazioni che sono veramente insopportabili. Grazie Maurizio. Con questo invito all'azione, che mi sembra all'azione che muove appunto dalle associazioni che hanno a cuore il futuro delle biblioteche pubbliche nel nostro paese, lascio la parola a Milena Tancredi del CENAIB, con cui abbiamo condiviso un percorso iniziato con il convegno delle Stelline di Napoli, con una importante tavola rotonda che guardava, ha voluto fotografare la situazione delle biblioteche del Sud, e che ha lanciato proprio anche da lì questa idea di un appello e di un documento che possa, in un'ottica nazionale, quindi non solo legata, ripeto, il problema delle biblioteche del Sud è un problema del paese complessivamente, l'indagine ci ha proprio restituito questa geografia variabile, quindi è davvero importante che le azioni che porteremo avanti abbiano questo sguardo complessivo sul nostro paese. Quindi ti lascio la parola proprio per dire un punto di vista partendo dal Comitato Esecutivo Nazionale di AIB. Grazie a te Cecilia. Intanto porto i saluti della nostra Presidente Rosa Maiello e ringrazio da parte di tutti i componenti del CEN il prezioso lavoro che la Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche dell'AIB, appunto staff, portando avanti. Un particolare ringraziamento anche al lavoro dell'ISTAT. Durante la tappa che ha appena citato Cecilia, al Convegno delle Stelline, il 23 aprile di recente, appunto, la tavola rotonda Biblioteche Pubbliche al Sud, leggere le tendenze, organizzato dall'AIB. Abbiamo ascoltato finora che se in Italia gli indici della lettura e i livelli di istruzione e le opportunità di apprendimento lungo l'arco della vita sono notevolmente inferiori alla media europea, questo divario è particolarmente drammatico se si osservano i dati relativi delle regioni del Sud, come abbiamo visto. Non potrebbe essere altrimenti, vista la carenza di servizi pubblici di welfare, che sono fondamentali, del welfare culturale, come le biblioteche di pubblica lettura. I dati ISTAT appunto rilevano il divario numerico a parità di popolazione. Le biblioteche delle regioni meridionali sono poco più, come abbiamo visto, di quelle presenti nelle regioni del nord, con orari di apertura, che è fondamentale, poco più di media inferiore a quelli nazionali, e anche a livello qualitativo. Per qualitativo intendo in termini di accrescimento delle collezioni, sedi, attrezzature, personale professionalizzato e servizi offerti. I dati non ci hanno sorpreso. L'AIB denuncia il ritardo dei servizi nelle biblioteche del Sud con sistematicità, da tempo e in tutte le sedi possibili. Abbiamo già organizzato un altro convegno, sostenuto fortemente anche questo dalla nostra Presidente, a Napoli, 30 gennaio 2020, Biblioteche Sud e Rigenerazione Urbana. Abbiamo provato a proporre soluzioni sostenibili e punti chiave su cui lavorare, oltre a stimolare il confronto pubblico, appunto come oggi.
In questo scenario, aggravato negli ultimi anni da alcune riforme che hanno favorito frammentazioni e dismissioni dei servizi bibliotecari, non mancano però elementi di ottimismo. In alcune aree si continua o si comincia a investire sulle biblioteche di comunità, si sperimentano nuove forme organizzative, spesso orientate appunto alla costruzione di alleanze che abbiamo citato finora, permanenti con attori pubblici e privati più dinamici del territorio. Riflettendo sull'anno, l'unico questo pandemico, l'unico modo per raccontare le storie delle biblioteche d'Italia è proprio con questo, con uno sguardo particolare a sud, e attraverso le lenti delle sfide che i bibliotecari sanno accettare. Questa emergenza sanitaria, sociale, culturale e umana ha messo in evidenza il bisogno di infrastrutture culturali e sociali stabili. L'impossibilità di frequentare i luoghi fisici come le biblioteche ha fatto sì che le persone ne percepissero con forza la mancanza e quindi ne rilevassero necessità come strumenti di benessere e di welfare culturale. L'AIB ha puntato riflettori sulla resilienza, sulla determinazione e sulle innovazioni dei bibliotecari con circostanze senza precedenti. Il periodo che stiamo ancora vivendo ci impone una riflessione soprattutto sulle pubbliche rispetto al contributo che possono dare al paese in termini di proposta culturale, promozione della lettura, capacità di inclusione sociale e culturale, contrasto a questo divario digitale citato appunto dal professor Solimi che esiste, informazione e costruzione di comunità. Ovviamente nel Mezzogiorno il panorama delle biblioteche pubbliche si è molto diversificato nel corso della pandemia, si è confermato un sud a più velocità, a macchia di leopardo, con zone sempre più scure scendendo giù lungo lo stivale. Cito l'investimento della Puglia, i 120 milioni di euro nella community library, nelle biblioteche, finanziamento nell'ambito del POR FES Puglia del 2014-20, per avere l'opportunità di soffermarmi su quelle che dovrebbero essere le linee di intervento per il futuro per il Sud, ben descritte dall'azione sarda. Cioè, cosa è successo quando hanno avuto tutti quei soldi appunto per come regione sarda? Ecco, cosa ha fatto la sezione AIB Puglia? Ha incontrato e offerto la collaborazione per lavorare proprio su quel numero di prestiti che citavamo prima, che nonostante l'investimento appunto è ancora basso. E allora cosa bisogna fare? Realizzare attività di formazione per bibliotecarie. Per i bibliotecari, a cura di docenti formatori esperti, appunto come ha già citato, sentivamo prima con la Sardegna, quello che è successo. Quindi la definizione di standard di qualità dei servizi bibliotecari assicurati da personale professionalmente qualificato. Si è proposto appunto sempre la sezione dell'AIB Puglia di contribuire alle politiche di consolidamento e incremento dei servizi delle collezioni delle biblioteche pugliese nell'ottica di una comune strategia culturale che valorizzi la cooperazione tra diverse realtà bibliotecarie fino ad arrivare alle scolastiche. E presto la regione avrà Puglia un polo unico regionale. Quindi formazione, perché un bibliotecario competente sa costruire e mantenere il profilo di comunità che diventa una delle espressioni più significative del ruolo di organizzazione e gestione dell'informazione. E quello che ho sentito finora me ne dà ancora di più mi convince ancora di più di quanto la biblioteca che scommette sul dialogo, la centralità del territorio, sulle nuove strategie, le tecniche di analisi, bisogna guardare con gli occhi diversi il territorio, che è il risultato di gesti, di azioni e attenzioni. Progettare le politiche culturali, l'abbiamo citato più volte, significa in primo luogo influire a tutti gli effetti sullo sviluppo di un territorio e dunque inevitabilmente sul benessere della comunità insediata. Quindi l'obiettivo di massima aspirazione del profilo di comunità che un bibliotecario deve saper mettere in essere. Bisogna per lavorare sul patto per la lettura, che come sapete è uno strumento di governance delle politiche di promozione del libro, che individuano nella lettura una risorsa strategica su cui investire. Ci vuole una politica nazionale sulle biblioteche con un'attenzione particolare a sud. Dopo la legge sulla promozione della lettura si deve giungere in tempi brevi a una legge nazionale sull'organizzazione bibliotecaria e definire normativamente i livelli uniformi di qualità per le biblioteche. È necessario che tutti comprendano, dai decisori responsabili dei servizi delle biblioteche, che devono essere gestiti da personale qualificato, basta con l'uso dei volontari, è veramente drammatica
questa situazione. Bisogna potenziare la relazione con il mondo della scuola e della formazione permanente, sia con la messa a disposizione di piattaforme, sia con la via di percorsi di rafforzamento delle competenze della popolazione. Occorrerà fare, come già citato prima, le alleanze per il welfare che si sono attivati proprio nel periodo dell'emergenza a supporto delle popolazioni, per cui servizi sociali e servizi educativi. E quei vantaggi generali citati per condividere programmi e politiche di sostegno alle biblioteche pubbliche sono fondamentali per il lavoro sul cambiamento. I recovery plan, i PON regionali devono offrire l'occasione per rilanciare le biblioteche pubbliche, in particolare al sud. Occorrono però scelte coraggiose da parte degli amministratori, già detto più volte, in particolare locali. È ormai diventato necessario che le biblioteche, in particolare le pubbliche, siano in realtà sicure, inclusive, resilienti, capaci di promuovere le azioni positive di cui abbiamo bisogno, abbiamo sentito quanto nel mezzogiorno. Vado verso la conclusione citando la recente tavola rotonda di Napoli, che è stata anche un po' riportata dai precedenti interventi, ed è emerso quanto detto: in assenza dei servizi citati finora e delle competenze dei bibliotecari, in Sicilia convivono due realtà. Una fatta di competenze, esperienza, progettualità, innovazione, capacità di impatto, soluzione decisamente orientata a venire incontro ai bisogni dei cittadini. L'altro invece di ingenti sacche di incapacità gestionale. In Calabria, Floriani ce ne ha appena parlato, dove si legge poco e i consumi culturali sono appunto in coda alle classifiche nazionali, la pandemia ha contribuito a chiudere definitivamente delle biblioteche pubbliche, nel quasi disinteresse totale delle istituzioni locali. Se non si crea un servizio, non si crea un bisogno. È allarmante il dato dei volontari che gestisce le biblioteche in Calabria e si distingue appunto la Vibo Capitale del Libro 2021 e il sistema bibliotecario vibonese. È allarmante anche il fatto che non si intuisca la differenza tra SBN, insomma quello che citava prima Floriani. Completamente diversa la situazione di Sardegna, ma non mi soffermo, però è già stata appunto prima citata, quanto è importante su quel dato Istat citato prima, cioè utenti fino a 24 anni che frequentano le biblioteche, quando abbiano impattato i programmi di promozione della lettura messi in campo, un plauso anche ai bibliotecari per ragazzi, messi in campo dai bibliotecari appunto Nati per Leggere in poi, per cui assolutamente bisogna fare quello che appunto ha detto prima Caminito per lavorare sui quei dati ancora così allarmanti sulla povertà educativa, lavorare insieme ed è necessario e l'appello sulle scolastiche è fondamentale. In Campania permane una cronica incapacità dimostrata dalle situazioni cittadine di fare sistema e in senso specifico ripercorrendo appositi strumenti giuridico-amministrativi, sia anche più semplicemente condividendoli. Insomma, e chiudo, modelli di gestione orientati alla cooperazione sembrano indicare la strada da intraprendere. Abbiamo approfondito temi, prospettato opportunità e soluzioni. Speriamo che questa discussione ispiri apprezzamento per il ruolo essenziale che le biblioteche hanno nel nostro mondo e che persuada a fare dei passi in avanti per aiutare a prosperare fondamentali appunto gli indicatori Istat. La nostra speranza è ancora oggi quella di fornire elementi sulle biblioteche del Sud che nel tempo potrebbero stimolare conversazioni e, come diceva prima il professor Solimine, guardare dentro. Questo periodo storico nella sua natura e nel suo cambiamento è sulla perseveranza. E ancora per chiudere con quanto è stato detto, non è un problema delle biblioteche, ma un problema culturale. Grazie. Grazie Milena. Allora, raccogliendo queste due importanti sollecitazioni che sono emerse dall'incontro di oggi, quindi da un lato organizzare un incontro a partire da Vibo Valencia e quindi Gilberto conta pure sulla nostra disponibilità, un incontro che però tenga dentro tutti i soggetti che sono portatori di interesse rispetto alle biblioteche pubbliche di cui abbiamo parlato oggi, AIB, Forum, Rete delle Reti, ALI, AIE, valuteremo, noi certamente ci impegneremo, ma vogliamo impegnarci anche a proseguire, a dare continuità a questo ragionamento, anche con l'intenzione di promuovere la definizione di un appello e di un documento. Per questo, per salutarci, dopo una brevissima
consultazione che ho fatto con le colleghe della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche via chat, vi chiedo, ma veramente a tutti, una parola, senza commento, per indicare questa via di uscita. Partirei da Carla Contini, per aiutarci proprio a trovare un percorso. Una parola e poi a tutti, compresi Fabrizio Arosio e Alessandra Federici, e per chiudere con Giovanni. Prego. Sì, in una parola è un po' difficile. Diciamo il coinvolgimento ancora, come è stato detto, della conferenza delle regioni, ma penserei anche all'ANCI, più banalmente, nel senso che è molto più radicato nel territorio il rapporto tra i singoli enti locali e l'ANCI, piuttosto che la conferenza delle regioni che dà indicazioni, che però si sente, almeno questo è quello che percepiamo noi. Importantissimo secondo me il mondo delle biblioteche scolastiche, che ha necessità di essere strutturato, ristrutturato. Le biblioteche scolastiche sono, e i bibliotecari scolastici devono essere riconosciuti, è una battaglia diciamo ormai ventennale, e del 2003 il master tenuto da Giovanni Solimile dall'Università della Tuscia a cui avevo partecipato, e ancora oggi scontiamo questa scarsa attenzione verso queste figure professionali. E poi la responsabilizzazione degli enti locali. La formazione va fatta anche sugli assessori e ai decisori. Grazie Carla. Allora, velocemente, davvero, stiamo in una parola, se riusciamo, Gilberto. Devi disattivare il microfono. No, anzi, attivare. Dicevo che è una necessità che non può essere elusa. Grazie. Maurizio Caminico. Maurizio, forse non... magari Milena. Ah, Maurizio, perfetto. Sì. Una parola. Maurizio, devi attivare il microfono. Non ti sentiamo. Una parola, attiva il microfono. Attivo il microfono. Eccomi. Si sente adesso? Sì. Sì? Dovrebbe sentirsi. Ma niente, io per quanto riguarda me non posso che ribadire quello che ho appena detto, nel senso che sì, effettivamente quello che vedo è la necessità di, ancora una volta, di fare rete su alcune iniziative pubbliche, specifiche, prendere ciascuna su alcune situazioni, quelle che riteniamo le più, come dire, disastrose, le più pericolose anche per quanto riguarda lo sviluppo futuro, quello di fare veramente insieme una serie di iniziative coordinate, insomma, questo è. Dal punto di vista legislativo è chiaro che ci sono, è molto duro riuscire a fare passare delle leggi, questo lo sappiamo bene per quello che è successo per la promozione della lettura, ma è anche duro, è anche impegnativo, è anche un momento di, appunto, di cooperazione, quello di farle funzionare le leggi, cioè di dargli corpo, di riuscire a far sì che queste leggi funzionino. E questo è un po' il nostro compito, secondo me, comune, quello di riuscire piano piano ad allargare questa serie di strumenti che ci possano poi garantire un minimo di funzionamento e di obiettivi comuni, insomma. Grazie. Milena? Sì, in linea con quello che ha appena detto Maurizio, perseveranza e alleanze. L'AIB ci sarà lì dove appunto c'è da sostenere il ruolo delle biblioteche e della professionalità dei bibliotecari. Quindi necessarie alleanze, è necessario continuare a lavorare così come abbiamo appunto fatto oggi.
ancora se ci sono appunto, se vogliono darci anche loro le loro parole, Fabrizio Arosio e Alessandra Federici. Perfetto. Allora, eccoci. E due parole, concertazione e fiducia, e un auspicio, tante rose. Grazie, Fabrizio Arosio. Dico monitoraggio, nel senso che noi, come avete visto, non facciamo sondaggi, non facciamo indagini, non vogliamo fare indagini occasionali, vogliamo poter seguire con continuità l'osservazione appunto del settore bibliotecario. Questa indagine che abbiamo presentato risponde a una domanda politica che finalmente abbiamo trovato, nel senso che è un'indagine finanziata addirittura dall'Agenzia Coesione Territoriale, che è vigilata direttamente dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, come per esempio i dati sulla domanda finiscono addirittura in allegato alla legge di bilancio, cioè è un monitoraggio che serve ad orientare le politiche. Per far questo però avere un'osservazione continuata, continuativa nel tempo e non episodica che finisce lì come in un report, c'è bisogno di coordinamento e un modello partecipato. Noi abbiamo lavorato, stiamo lavorando con le regioni e auspichiamo di poter avere lo stesso coordinamento e modello partecipato con il coinvolgimento anche magari delle associazioni di categoria che sono ulteriori stakeholder e nostri referenti. A te Giovanni, grazie Fabrizio, a te la parola per concludere. Sì, ma io sono un privato cittadino, quindi non posso parlare di proposte che spettano a chi rappresenta un settore e ha una funzione pubblica in questo ambito. Dipendesse da me, siccome secondo me la situazione è talmente grave che non si può né restare inerti né dire ma lo sapevamo, ma l'avevamo detto, io domani mattina andrei con un banchetto fuori a ogni biblioteca, a ogni scuola, sotto a ogni municipio a dire che così non si può andare avanti. Grazie Giovanni. Allora, nel ringraziare tutti per gli spunti che ci avete dato, sicuramente raccogliamo questo richiamo all'azione, alla militanza, che credo che sia un invito per tutti noi che crediamo nel lavoro che facciamo, soprattutto crediamo che le biblioteche possano fare la differenza, quindi dobbiamo davvero impegnarci tutti perché questa visione, questa percezione sia condivisa da decisori e cittadini. Nel salutarvi volevo solo ringraziare tutte le colleghe della Commissione Nazionale Biblioteche Pubbliche che hanno contribuito alla realizzazione dell'incontro di oggi, Loredana Gianfrate, Antonietta Ruiu, Chiara Fagiolani, Valeria Patrignani, Sara Chiesi e Valentina Bondesan. Grazie anche all'AIB per tutto il supporto tecnico che ci ha dato e continuiamo perché uno dei temi fondamentali, oltre a come diceva giustamente Fabrizio Arosio, il monitoraggio, no, serve a dare continuità anche alle decisioni, alle scelte, è anche molto importante dare continuità alle azioni, alle riflessioni e alle azioni e renderle pubbliche. E questo faremo. Grazie a tutti, a presto allora. Grazie, grazie. Ancora. A presto, ciao. Grazie. A presto, grazie. Grazie. Grazie.